Ok, benissimo. Buongiorno a tutti. Prima di passare la parola al nostro dirigente, permettetemi di salutare e fare intervenire il professore Salvatore Iacono, che nel corso di questi 4 mesi si è occupato della piattaforma per permettere sempre a tutti di entrare nel team e di partecipare ai nostri incontri. Grazie Salvatore, a te la parola per brevi comunicazioni iniziali. Grazie, grazie Mavi. Sarò brevissimo. Diciamo che è un compito che ho svolto sempre con grande slancio e con entusiasmo perché, diciamo, il mio motto è accettare tutte le sfide e quindi questa era anche una di quelle più importanti e penso che, insomma, anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Io volevo solo dirvi che diciamo, per quanto riguarda le presenze non ci sono problemi, le registreremo attraverso, diciamo, un report che il sistema ci fornirà in automatico alla fine, diciamo, della riunione e che l'incontro verrà articolato in due parti ci sarà un intervallo di pausa tra le 10:05 e le 10:15. Ultimo avviso. E che diciamo, l'incontro, come voi avete potuto vedere, sarà registrato dall'inizio fino alla fine. Io ho completato e vi auguro una buona prosecuzione dei lavori. Grazie, grazie Salvatore. Ed ora saluto cordialmente e passo la parola al nostro dirigente, il professore Sergio Carruba. Buongiorno a Prego. tutti, ringrazio Mavi Mullini per questa organizzazione e per il grandissimo lavoro che ha svolto in questi mesi per dare la possibilità alla nostra scuola di attuare un progetto importantissimo. Ringrazio il professore Parisotto che ci ha seguito e continuerà a seguirci anche nei prossimi mesi per la sua cordialità e per la preparazione che ha sempre dimostrato. E io vi porto, a parte i miei saluti che vanno chiaramente a tutti i partecipanti, ai miei docenti, ai docenti delle altre scuole coinvolti, al professore Salvatore Licita, al professore Giorgio Questella, ma io delego te, Mavi, diciamo così, a elencarli tutti, perché non voglio togliere troppo tempo all'inizio dei lavori. Ecco, volevo portarvi i saluti della dirigente dell'ambito territoriale di Ragusa, la dottoressa Viviana Assenza, che è impegnata in attività istituzionali e quindi mi ha chiesto di portare il suo saluto e il suo apprezzamento al progetto e anche il saluto della dottoressa Maria Monisteri, assessore alla cultura del comune di Modica. Stato un blocco. Vado a controllare un attimo. Allora, sentite, il saluto da parte della Monisteri lo condivido io nel desktop perché la dottoressa Maria Monisteri, come ha detto il nostro dirigente, è assessore alla cultura e al turismo del comune di Modica, ci ha condiviso un messaggio attraverso il quale porta il saluto personale, quello del sindaco Ignazio Abate e anche quello dell'amministrazione comunale che partecipa e sostiene sempre le nostre iniziative. Faccio partire il suo saluto. Buongiorno, un caro saluto da Palazzo San Domenico, sede dell'amministrazione comunale di Modica. Quando mi vedrete e ascolterete questo breve messaggio, io sarò già a Catania in rappresentanza del comune di Modica per sia un importante protocollo tra le città tardo-barocco del Val di Noto, quindi tra quelle città come Modica, riconosciute dall'UNESCO di grande interesse storico, artistico e culturale. Ringrazio il preside Sergio Carruba, dirigente del liceo Galilei Campailla, per avermi invitata a questo incontro. Ringrazio le insegnanti coinvolte in questo progetto, i collaboratori e
esterni, tutti gli alunni. Ringrazio, consentitemi, in particolar modo il professor Orazio Parisotto, che vorrei definire come la preziosa guida che ci conduce verso questo nuovo umanesimo, semplicemente con l'applicazione di quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. E lo ringrazio per la sua visione positiva, che soprattutto, devo dire, si evidenzia in questo momento, diciamo, in cui un po' aleggia un sentimento di negatività. E quindi ringrazio il professore per la sua presenza e per la sua costante collaborazione a questo progetto modicano che guarda verso l'Europa. E il mio non è soltanto un saluto, un ringraziamento, ma anche una maniera per attestare questa collaborazione, questa rete che c'è tra il mondo della scuola e l'amministrazione comunale, che voglio vedere come un'applicazione dell'articolo 8 della legge 92 del 2019, questo importante atto legislativo che introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per la formazione degli alunni, affinché diventino, con la speranza che siano i cittadini virtuosi del domani, che siano i protagonisti della ricostruzione, e questo lo possono diventare soltanto se già dai banchi di scuola li si prenda per mano, si organizzano incontri come questi per guidarli all'interno della Costituzione italiana. Ne approfitto anche per invitarvi a venirci a trovare qui a Palazzo San Domenico e conoscere dal vivo come si muove la macchina organizzativa della città in cui vivete. Sempre questo in applicazione dell'articolo 8 della preziosa, direi, legge 92 del 2019. Vi auguro buon proseguimento dei lavori e al mio rientro, appunto, andrò a vedere i vostri lavori che sapientemente dalle vostre insegnanti vengono messi in archivio, in modo tale che ognuno di questi incontri rimanga conservato e che in qualsiasi momento possiamo attingere per continuare ad imparare. Grazie e buon lavoro. Bene, Mavi, sono ritornato. Perfetto, allora io scusate che abbiamo avuto evidentemente un problema di tensione, di qualche problematica. Va bene, io allora ringrazio ancora tutti e passo direttamente la parola a te, Mavi. Va bene, grazie Preside, io vado avanti, abbiamo visto il messaggio della dottoressa Monisteri che gentilmente ha condiviso, e quindi per far sentire la sua presenza anche nel corso di questo incontro, cui personalmente, ma nessuno di noi può partecipare personalmente, e quindi veramente la ringraziamo. E andiamo avanti, saluto e vi presento innanzitutto la professoressa Maria Teresa Cacavalle, presidente dell'associazione Epi Bridge per il recupero sociale dei detenuti, ambasciatrice in Italia di Epale Indire per l'istruzione degli adulti e soprattutto coordinatrice della sezione esperienza pilota per adulti e adulti ristretti del Dipartimento di Educazione Civica per un nuovo umanesimo e la pace di United Peacers, di cui facciamo parte anche noi come istituto. Buongiorno e benvenuta Maria Teresa, ti passo la parola per un breve intervento. Professoressa Cacavalle. Mi sentite? Sì, perfetto. Okay. Buongiorno e vi ringrazio molto per questo invito, questa partecipazione, e ringrazio il preside e ovviamente il dirigente, che è importantissimo nelle scuole per la realizzazione dei progetti, e perché io sono stata docente fino al 2018 ufficialmente, quindi molto legata al mondo della scuola,
e riconoscendo la validità delle persone, quindi quando c'è un valore aggiunto, già un valore qualitativo di per sé stesso e poi un valore aggiunto appunto con i progetti che hanno una valenza speciale come questo. Poi ringrazio la professoressa Muglieri chiaramente perché ho visto l'immenso lavoro che ha fatto, che ha portato avanti con i ragazzi e poi il nostro Orazio Parisotto che è veramente l'ispiratore, no? di tutto questo progetto e questa idea che abbiamo tutti, insomma, noi sostenitori di questo nuovo umanesimo. Detto questo, e poi i ragazzi che secondo me sono fantastici, che in questo momento sono stati più provati, in questo momento di pandemia, che però hanno effettivamente tirato fuori tantissime risorse e quindi questo mi fa ben sperare. Io sono ottimista, infatti mi dicono sempre che sono troppo ottimista perché vedo sempre il sole, no? nel che sorge al mattino, però voglio continuare a sperarlo proprio perché io mi sono occupata principalmente sempre per 30 anni e continuo a farlo perché ci credo, del recupero delle persone che purtroppo per diciamo così una sfortuna, una casualità, perché nessuno di noi poi si sceglie il destino, il proprio destino, e dove nascere, in quale famiglia nascere, quindi capire che non bisogna andare sempre alla ricerca del colpevole, ma che purtroppo nella vita di ognuno di noi e nel mondo esiste il bene e il male e dobbiamo prenderne atto, ma dobbiamo superare questo discorso dei conflitti. Quindi io lavoro in questa direzione veramente per un nuovo umanesimo, dove vengano superate le differenze, i pregiudizi, le discriminazioni, dove vengono aiutati i ragazzi a capire, a comprendere, quindi questi progetti sono validissimi e proprio per far capire che ci sono tantissime realtà che è facilissimo cadere in degli errori che possono sembrare banali, che però poi purtroppo ci condizionano per tutta l'esistenza. E io ho avuto tantissimi studenti giovani a parte il carcere, va bene, insomma, l'esperienza di docenza in carcere, ma anche all'esterno, insomma, è stata la mia esperienza di docenza. Ma in carcere ho avuto tantissimi ragazzi, anche di buonissime famiglie, giovani che però per inconsapevolezza, perché c'è la leggerezza, la mancanza, diciamo, di conoscenza delle conseguenze di una determinata azione. Quindi è importante la cultura, la conoscenza, proprio per la consapevolezza, non perché poi non si possa cadere nell'errore, perché purtroppo l'errore è umano, ma l'uomo non è il suo errore, come si dice nella criminologia. E quindi aprire gli occhi e prevenire, ecco, bisogna fare la prevenzione. E poi l'eliminazione dei conflitti, quindi questi progetti di educazione civica sono importanti, secondo me, perché vanno nella direzione o devono mandare l'umanità nella direzione che il conflitto deve essere superato, perché purtroppo le incomprensioni ci sono, però il conflitto è quello che poi danneggia le persone, quindi la mancanza di comunicazione, del non confronto, di non volersi confrontare, del ragionare sempre con l'io, con questo individualismo e non invece nel senso globale e dell'uscita, diciamo, da una visuale ristretta, no? Ma parlare del noi, come ci dice pure Papa Francesco, insomma, perché tu sì o no, e usciamo da questo io e parliamo di noi, anche quando scriviamo, no? Diciamo noi, anziché io, come le persone si autoreferenziano in continuazione. Detto questo, io veramente sono molto molto felice di essere qui. Purtroppo non potrò assistere a tutto l'intervento perché ho un altro impegno, diciamo, con le pale, sempre per l'istruzione degli adulti. In contemporanea cercherò di stare un po' qui un po' lì e comunque vi seguirò sperando di portare questo progetto anche nelle carceri e con un confronto, insomma, con voi tutti. Grazie, vi ringrazio ancora tantissimo. E buona giornata a tutti. Allora, noi ringraziamo la professoressa Maria Teresa Cacavale, con la quale avremo modo di incontrarci più avanti.
Saluto la professoressa Lucia Muscetti, docente di diritto al riposo sulla carta, ma sempre molto attiva nell'ambito del Movimento Federalista Europeo, per il quale svolge l'incarico di segretaria regionale. Buongiorno e benvenuta anche a te, Lucia. Ti passo la parola per un brevissimo saluto, perché avrai l'opportunità poi di intervenire in merito all'Unione Europea nella seconda parte dell'incontro. Prego. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Ritrovo in questa occasione tantissimi amici, perché è vero che sono a riposo, come dice Mavi, ma in effetti mi sento sempre parte di questa bellissima comunità, una comunità che vive con la passione di praticare i valori, di praticare e di diffondere i valori della pace e della giustizia nel mondo. I tempi che stiamo vivendo sono veramente complessi, particolari, difficili, e ci viene la tentazione di abbandonare un po' tutto. Invece deve prevalere la speranza, ma non la speranza così astratta, la speranza che diventa motore per praticare i valori della giustizia. Rinnovo i miei ringraziamenti, saluto il preside, saluto in particolare il professore Parisotto che ci fa da guida e da stimolo a poter praticare questa strada. Non tolgo altro tempo, perché è giusto dare spazio alla conferenza e condividere i valori che oggi saranno ancora praticati e confermati. Grazie a tutti. Grazie a te, Lucia, ti ringrazio veramente, sei stata concisa. Chiedo un attimo al professore Salvatore Iacono di intervenire per quanto riguarda la professoressa Ines Civello, che sta cercando di accedere alla nostra piattaforma, ma ha dei problemi. A questo punto passo la parola e saluto cordialmente il professore amico Salvatore Licitra. Buongiorno Salvatore, anche lui è sempre attivissimo nel campo dell'Unione Europea, disponibile verso il nostro e verso gli altri istituti della provincia, e naturalmente il professore Giorgio Guastella, coordinatore del Dipartimento Scienza, Ambiente e Salute di United Pieces, oltre che esponente anche lui del Movimento Federalista di Ragusa. Giorgio, buongiorno, anche a te passo la parola per un brevissimo saluto. Prego. Grazie Mavi, buongiorno. Buongiorno a tutti, vi seguo, vi ho seguito con piacere. Il mio è un saluto particolarissimo ai ragazzi. Ragazzi, siete davvero in gamba. Ci stiamo dando tutti la possibilità di avere uno sguardo al futuro. Voi con i vostri lavori, che ho, ripeto, con attenzione seguito nelle volte, nei precedenti due incontri, mi fanno capire tante cose, che bisogna lavorare assieme per guardare al futuro in maniera diversa. Io nel progetto United Pieces mi occupo di coordinare il Dipartimento Scienze, Ambiente e Salute. Abbiamo già iniziato la nostra attività e siamo sempre a disposizione per qualsiasi altra iniziativa. Non avete che da chiedere, però anche oggi io starò in religioso silenzio ad ascoltare davvero i vostri lavori. Guardate, la volta scorsa non capita tutti i giorni sentire parlare ragazzi di elusione fiscale, di evasione fiscale. Insomma, alla vostra età vi occupate di altre cose ed è stato bello. È uno sguardo alla realtà per guardare al futuro in maniera diversa. E allora, buon lavoro, io ci sarò anche per la seconda parte per qualsiasi chiarimento. Grazie. Allora, grazie, ringraziamo noi te, Giorgio. Stiamo cercando di far accedere alla piattaforma
la professoressa Civello. Scusate, le mando un audio. Ines, scusa, va bene, allora vado avanti perché io avrei salutato adesso proprio lei, quindi Salvatore ti prego di avvisarmi quando entra in piattaforma. Le ho mandato nella mail l'invito per accedere direttamente, se glielo puoi fare presente, nella mail dell'Istituto Archimede. Quindi. Sì. E allora Ines, il professore Iacono ti ha inviato il link per accedere alla piattaforma. E possiamo andare avanti nel frattempo perché il tempo stringe, quindi io procederei con rivolgere un saluto e un grazie particolare alle mie colleghe e ai miei colleghi che hanno creduto, si sono impegnati per realizzare questo progetto, hanno indirizzato e supportato i ragazzi nella preparazione dei loro lavori. Prima di tutto rivolgo un affettuoso saluto alla professoressa Giuseppina Celestre, dal momento che oggi non interverrà per motivi di salute. Saluto le colleghe Marilisa Di Martino, prima collaboratrice del preside, la professoressa Fania Di Gabriele, che non è solo collega ma è anche seconda collaboratrice del nostro dirigente scolastico, Monica Castagnetti, Eugenia Calvaruso. Saluto i colleghi Francesco Baeli Adamo, Natale Poidomani, Maurizio Assenza del liceo scientifico. Rivolgo un affettuoso saluto alle colleghe del liceo classico, la professoressa Loredana Santoro, sempre gentilissima e disponibilissima, Maria Grazia Baglieri, che con Pino Angelico, che purtroppo oggi non sarà presente, del liceo artistico, sono sempre state al mio fianco nella realizzazione dei progetti che propongo sempre nell'ottica della visione unitaria del nostro istituto, che come sapete è costituito da tre licei, il liceo scientifico, il liceo classico e il liceo artistico. Un caro saluto e un grazie va naturalmente alle colleghe Carolina Antoci e Franca Parrino, anche loro del liceo artistico. Un saluto speciale e un ringraziamento a coloro senza i quali non avrebbe senso ciò che facciamo, gli studenti, i nostri studenti, sia quelli delle mie quattro classi dello scientifico, prima B, seconda B, terza C, quarta D, sia quelli delle tre classi dell'istituto coinvolte nel progetto, la quinta C scientifico, la quinta A classico e la quarta A artistico. Abbiamo lavorato insieme in questo ultimo periodo, quindi è come se fossero tutti anche miei alunni. Un saluto rivolgo infine ai genitori, la cui collaborazione è preziosa, e ai quali, come indicato nel nostro progetto, in accordo con quanto espresso anche dalla legge 92 del 2019, che come ha ricordato la dottoressa Monisteri introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, abbiamo esteso la partecipazione. Non sono oggi presenti per motivi di lavoro, ma comunque ci hanno inviato un loro messaggio che ci tengo a condividere con voi. Il dottore Carlo Sollo, che è il rappresentante della classe terza C scientifico e padre dell'alunno Fabrizio, ci scrive che intanto ci rivolge, mi prega di porgervi un cordiale saluto, dice di essere molto dispiaciuto per non poter essere con noi a causa degli impegni di lavoro. Penso che sensibilizzare i ragazzi sui temi che riguardano le vie che l'umanità intera sta percorrendo sia di notevole importanza, ciò contribuirà, dice, sicuramente a dare loro una coscienza sensibile sui molteplici argomenti di interesse globale e a sentirsi cittadini europei. La mia attività di imprenditore in agricoltura prosegue e mi porta ad osservare il mondo sotto gli aspetti naturalistici. Tutti i giorni apprendiamo dai TG come nel nostro pianeta si stanno manifestando particolari emergenze dovute a cambiamenti climatici, povertà, epidemie, il tutto dovuto ad azioni che alcuni uomini, sotto la bandiera del consumismo, del benessere e del progresso tecnologico, stanno esercitando sulla natura e su altri uomini. Notiamo che gli sconvolgimenti ambientali stanno portando a sviluppare nuove malattie nell'uomo e allo stesso modo nelle piante. Guarda caso anche qui dei virus che, al pari della pandemia da Covid-19 nell'uomo, stanno mettendo in seria difficoltà le produzioni agricole. Tutto questo ci deve far riflettere. È necessario sensibilizzare tutta l'umanità verso un maggiore rispetto dell'ambiente, soprattutto delle sane pratiche agricole, tenendo ad una massiccia riduzione della chimica,
applicata alle agricolture e riscoprendo un'agricoltura più rispettosa della natura. Oggi i ragazzi hanno molte opportunità di comunicazione grazie ad internet, finestra sul mondo, ma ciò non basta, devono essere stimolati ad acquisire una visione molto ampia di tutto quanto li circonda, non limitarsi a guardare l'ambito locale, ma proiettarsi verso il mondo, sentirsi cittadini del mondo. Chissà quanti di loro dovranno viaggiare per lavoro o per altri motivi e quindi dovranno essere preparati. Colgo l'occasione per complimentarmi, aggiunge, con il professor Orazio Parisotto per il suo libro La rivoluzione globale e per la lodevole iniziativa. Mi complimento con il preside, professore Sergio Carruba, e con il corpo docenti, particolarmente la professoressa Mullini, per l'idea che hanno avuto, scegliendo di trattare un argomento così importante per i nostri ragazzi nell'ambito della disciplina trasversale e dell'educazione civica, che finalmente è rientrata nelle scuole, e per l'impegno profuso nel portare a termine questa iniziativa. E mi complimento, conclude, con i ragazzi che si sono impegnati in questo progetto, e togliendo magari un po' di tempo ai loro studi, ma ha fornito loro le basi per iniziare un percorso europeo verso un nuovo umanesimo. E vi leggo adesso brevemente anche il messaggio della professoressa Beatrice Antoci, che abbiamo invitato al nostro incontro nella duplice veste di docente e di madre. È la mamma di Brunilde Boncoraglio, della quinta A liceo classico, ed è docente di lettere dell'Istituto Giovanni Verga, è tutor del corso di formazione per docenti, referenti e coordinatori di educazione civica, a cui sia io personalmente che altre colleghe partecipiamo. E allora scrive: gentile collega, voglio ringraziarti per l'invito all'evento di giorno 26, a cui non potrò partecipare per esigenze di servizio. Colgo comunque l'occasione per complimentarmi con te e con il dirigente per aver realizzato questo progetto di educazione civica che come genitore ho trovato realmente coinvolgente e innovativo. Ho potuto visionare i materiali prodotti e ritengo che il lavoro svolto dagli allievi sia la vera dimostrazione dell'interesse che come corpo docente siete riusciti a suscitare in loro. Hanno messo in campo non solo competenze, ma anche emozioni e riflessioni. E in un momento come questo è stato assai importante risocializzarli e farli incontrare. Si è rivelato un buon inizio per un culturalmente attivo e fattivo sia per la scuola che per tutto il territorio. Cordialmente, Beatrice Antoci. Ecco, ringrazio i genitori a nome di tutti, ovviamente. Adesso permettetemi di rivolgere un saluto e un grazie particolare al nostro professore Orazio Parisotto, l'ispiratore del nostro progetto, con le sue opere inedite, in cui io lo definisco, per le quali, nelle quali nella recensione, diciamo, al saggio e alle pillole che ho realizzato e che ho condiviso nel sito Europa per i Giovani, lo definisco come novello Virgilio. Avremmo desiderato poterlo accogliere in presenza nel nostro istituto, almeno per questo terzo incontro, ma purtroppo la guerra ancora in corso con il Covid-19 ci impone ancora una volta la didattica a distanza per tutti. E allora io gli passo la parola, egregio professore, proprio a lei per una breve introduzione. Prego. Grazie mille, troppo buona professoressa. Un caloroso saluto a tutti i convenuti, innanzitutto. E poi ringrazio tutti i componenti di questo prestigioso istituto di istruzione superiore nelle sue tre espressioni, liceo scientifico, classico e artistico. Istituto che mi onora coinvolgendomi nella preparazione e sviluppo di questo straordinario progetto pilota di educazione civica. Un grazie speciale va al dirigente scolastico, professor Sergio Carruba, e alla prima collaboratrice, professoressa Maria Di Martino. E con loro un grande grazie, veramente di cuore, all'esemplare corpo docente per la nota efficienza didattica e cooperativa manifestata anche nello sviluppo di questo progetto. Con tutti mi congratulo per i livelli di eccellenza di questo progetto. L'apprezzamento più vivo e sincero in questo senso va alla straordinaria e infaticabile professoressa Maria Vittoria Mulli. Un saluto e un grazie agli studenti, il cui impegno lo interpreto, come già detto l'altra volta, come collaborazione al progetto e non solo come dovere scolastico. Collaborazione che mi auguro possa proseguire anche fuori dalle aule,
nella società civile, partendo dal locale, partendo dalle cose, dagli impegni locali, dalla porta piccola, come ama dire il professor Maurilio Assenza, che spero sia collegato con noi. Porta piccola che nel nostro caso si apre su Modica, sulla casa Don Puglisi, su Crisci Ranni e su tutte le altre iniziative umanitarie che si svolgono sul territorio. Ma pensate alla coincidenza. Tutta la mia esperienza è avvenuta attraverso porte piccole. La prima si apriva ad attività socioculturali in appoggio all'Unione Europea in Bassano del Grappa con i miei studenti del liceo classico. Attraverso questa siamo arrivati ad un'altra porta piccola che si apriva sulla regione del Veneto, dove abbiamo trasmesso le esperienze e conoscenze acquisite localmente e maturate col movimento federalista europeo, coinvolgendo per 10 anni tutti i 1600 istituti scolastici della regione in un'esperienza pilota di educazione all'Europa e alla mondialità. Ciò ci ha permesso di aprire ancora un'altra porta piccola a livello nazionale e poi un'altra a livello europeo e ancora internazionale fino all'ONU. E infine eccoci, ancora noi, una parte dei membri del comitato promotore di United Pisas sono gli stessi studenti con i quali abbiamo aperto la prima porta piccola. Questo credo possa essere significativo, giovani, per tutti voi, nel senso di avere costanza, metodo, continuità nel vostro impegno. Questa nostra esperienza qui modicana, pilota, si apre su panorami e problematiche internazionali che riguardano il cittadino nel mondo, quindi logicamente anche i cittadini di Bassano del Grappa, quelli di Modica, di Ragusa, di Roma, ma anche quelli di innumerevoli realtà di altre nazioni, di altri continenti. Sempre una porta piccola è, perché parte dal lavoro svolto insieme e dalla profonda convinzione che, come ci ricorda il professor Assenza, il mondo non lo cambiano i potenti. Deve essere chiaro questo, il mondo non lo cambiano i potenti, ma lo possiamo cambiare noi, dal basso, insieme. Alla fine della presentazione del progetto internazionale di United Pisas si trova una breve nota che potete vedere, controllare sul sito di United Pisas stessa, che dice: non c'è alcuna forza politica, economica, religiosa o di altro genere dietro a questa iniziativa, che nasce dalla presa di coscienza e dalla volontà dei cittadini che hanno capito che qualsiasi reale progresso per la loro vita non può che venire dal basso, attraverso una loro consapevole e attiva partecipazione sociale, facilitata dai nuovi mezzi di comunicazione e attraverso la creazione di istituzioni realmente democratiche a tutti i livelli, dal quartiere all'ONU. Cari studenti, fate in modo che questa esperienza vi aiuti a essere cittadini attivi sia a livello locale che globale e per tutta la durata della vita, in modo che possiate trasmettere le esperienze acquisite non solo ai vostri coetanei, ma nel tempo alle prossime generazioni. Ho apprezzato molto tutti gli interventi delle autorità, alle quali mi permetto di raccomandare, come già fatto la volta scorsa, di seguire e sostenere questa esperienza pilota nel suo sviluppo durante quest'anno e nei prossimi anni, per la concreta utilità sociale che può assumere a livello nazionale e non solo. E qui ringrazio tutti gli interventi dell'assessore, dottoressa Maria Monisteri, del dottor Carlo Scollo, della dottoressa Viviana Assenza, della dottoressa Caccavale, Muscetti, Giorgio Guastella, della professoressa Beatrice Antocci, se non sbaglio il cognome. Ecco. La straordinaria sinergia, e concludo,
che si sta manifestando tra le varie componenti di questo istituto con Unipax, con il comitato promotore United Pacers, nei suoi 12 dipartimenti, con gli enti territoriali, locali e nazionali, è seguita con molto interesse dal mondo dei media. Abbiamo avuto un incontro proprio l'altro giorno con una serie di giornalisti che sono molto interessati a scoprire di più, a capire di più che cosa sta avvenendo attraverso questo progetto pilota. Seguirà con molto interesse, quindi, seguita con molto interesse dal mondo dei media, e non tarderà a dare i suoi frutti. Stiamo partecipando a un importante progetto pilota di educazione civica, stupendamente avviato in questo vostro istituto, progetto collegato ad un grande progetto internazionale, ambizioso, che parte dall'Italia e con il vostro impegno potrà trovare ulteriore slancio ideale e operativo. Continuiamo quindi a lavorare insieme con fiducia, con umiltà, quali artigiani di pace. Sono ansioso di conoscere i lavori degli studenti e di sentire la loro voce. Grazie. Grazie a lei, professore, grazie infinite. Ed ora passiamo proprio la parola ai nostri ragazzi. Ragazzi, avete accolto con entusiasmo questo progetto, vi siete mostrati pronti e solleciti nello svolgimento dei lavori. E siete voi i veri protagonisti di questo progetto, di cui siamo sicuri che siate riusciti a cogliere anche il senso. Qual è il senso di questo progetto, brevemente? Questo progetto deve aiutarci a capire che è necessario cambiare paradigma, passare cioè da una società economico-centrica e stato-centrica a una società biocentrica e umano-centrica, con una governance internazionale democratica ad alta intensità etica. Questo progetto può e deve aiutarci a comprendere che le società umane vivono insieme su un'unica navicella spaziale e proprio per questo hanno e avranno un comune destino. Chi non lo aveva ancora capito è stato aiutato da questa terribile pandemia a rendersene definitivamente conto. È indispensabile possedere al giorno d'oggi una visione globale del pianeta Terra, pianeta che deve essere inteso e vissuto come una navicella spaziale, ovvero come una grande isola condominio, dove l'interesse di ogni singolo condomino non deve contrastare con l'interesse generale, per cui deve essere adottato con urgenza un regolamento mondiale per la civile convivenza, come proposto dal nostro professore Orazio Parisotto nel suo testo, e nell'attesa e nella speranza che le nuove generazioni riescano a soddisfare quella speranza di Immanuel Kant di realizzare una federazione mondiale partendo dagli operatori di pace uniti, United Pacers per l'appunto. Adesso ecco, io passerei la parola alle colleghe che dovranno appunto introdurre i lavori che i nostri alunni hanno realizzato con tanta cura e impegno. Allora, ho pubblicato ieri nel team la scaletta degli interventi. Inizieremo con gli alunni della classe seconda B scientifico, che ci parleranno delle organizzazioni internazionali, UE e ONU in modo particolare, e saranno introdotti dalla professoressa Epifania Di Gabriele, alla quale passo subito la parola. Prego, Fania. Grazie Mavi, buongiorno a tutti, benvenuto professore. I ragazzi della classe seconda B hanno lavorato in maniera molto sinergica e molto attiva alla creazione di due PowerPoint separati, uno sull'Unione Europea e uno sulle Nazioni Unite, da cui hanno proprio poi costruito un unico lavoro in un filmato. Il lavoro nasce dalla sinergia tra me e la professoressa Mulliri, in quanto abbiamo questa classe in comune, quindi abbiamo letteralmente dato prova ai ragazzi di quello che si può fare insieme e di come si può lavorare insieme pur appunto avendo delle
discipline diverse per un unico obiettivo. Quindi più che spiegarlo, gliel'abbiamo proprio fatto vivere questa sinergia e questa collaborazione tra docenti, che penso che sia uno dei valori aggiunti già presente per la verità nella nostra scuola, ma che sta ulteriormente sviluppandosi. Poche parole, ma tanti fatti. E i fatti parleranno da soli, perché il video che è venuto fuori dalle mani dei ragazzi, interamente costruito da loro, solo sullo spunto, diciamo, le spiegazioni e gli input dei docenti, parla da sé. Quindi Mavi, io ho finito, cioè la parola ai ragazzi proprio, grazie. Grazie Fani. Adesso io condividerei appunto lo schermo per far partire questo video. Allora, video. Questo progetto sull'UE e sulle Nazioni Unite è presentato dalla classe seconda B dell'indirizzo scientifico. Abbiamo aperto parlando della Commissione Europea, che è l'organo esecutivo dell'Unione Europea. Essa compete proporre e applicare nuove leggi, gestire le politiche e finanziamenti dell'Unione, assicurare che vengano rispettate le leggi e, per ultimo, ma non meno importante, rappresentare l'Unione su scala mondiale. La gestione a livello politico è esercitata da un gruppo di 27 commissari sotto il Presidente della Commissione, attualmente Ursula von der Leyen. Il collegio è costituito dal Presidente della Commissione, seguito da 8 vicepresidenti e 18 commissari. La gestione dell'attività è poi svolta da questo gruppo organizzato in vari servizi, anche detti direzioni generali. Il Consiglio europeo riunisce i leader dell'UE per stabilirne l'agenda politica. Essa rappresenta un alto livello di cooperazione politica tra i Paesi membri. Tra i membri troviamo i capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'UE, lo stesso Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione europea. L'attuale Presidente Charles Michel, eletto dal Consiglio stesso per 2 anni e mezzo, rinnovabile soltanto una volta, e ha il potere di convocare e in seguito presiedere il Consiglio. È stato istituito nel 1974 attraverso un forum informale, ma lo status ufficiale l'ha raggiunto nel 1992, a sede a Bruxelles in Belgio. Adesso aspetta definire l'orientamento e le priorità dell'UE, gestire questioni che necessitano di un'attenzione elevata, definire la politica estera e infine di nominare ed eleggere i candidati ai ruoli dell'Unione. Il Consiglio dell'UE ha il principale compito di dar voce ai governi dei Paesi membri. Esso è il principale organo legislativo e decisionale dell'Unione assieme alla Commissione. Tra i suoi ruoli possiamo dire che si occupa di negoziazione e adozione delle leggi, coordinamento delle politiche di ciascun Paese, firma e approvazione di accordi tra l'Unione, gli enti e le associazioni governative e non, e approvazione del bilancio annuale. Vi è un presidente permanente durante le riunioni sugli affari esteri, ma il resto delle riunioni sono presiedute da un ministro competente. I ministri si riuniscono in seduta pubblica per prendere decisioni che vengono adottate a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo è l'organo che rappresenta tutti i cittadini dei Paesi membri, ha il controllo politico sull'attività dell'Unione, tra cui il processo legislativo. È composto da 736 deputati che si riuniscono a Strasburgo, eletti sin dal 1979 a suffragio universale per 5 anni. Esso lavora in 24 lingue ufficiali dell'Unione, ma prevede l'inglese come lingua ufficiale. Esso esercita la funzione legislativa seguendo 3 procedure, quella di cooperazione, legge 1992 di codecisione. La Banca Centrale Europea viene istituita nel 1998 con l'obiettivo di mantenere l'inflazione a livelli più bassi possibili, possibile attraverso il controllo della massa monetaria in circolazione, delle tasse di interesse e monitorando i prezzi.
Esso si affidano alla definizione e l'implementazione della politica monetaria nell'euroscena. Le operazioni di scambio monetario, il mantenimento, la gestione delle riserve finanziarie e il regolamento dei sistemi di pagamento. La Corte di Giustizia Europea garantisce invece il rispetto alla giusta interpretazione dei diritti di tutta l'Unione e di ogni Paese membro, che presenta un giudice più 11 avvocati generali in Corte e 2 giudici in tribunale ciascuno. È stato istituito nel 1952 e ha sede a Lussemburgo. E alla Corte ogni caso viene assegnata a un giudice e un avvocato generale competenti ed è trattato in due momenti, una fase scritta e una fase orale. Chiunque può rivolgersi alla Corte di Giustizia, sia indirettamente che direttamente. Essa si pronuncia sui casi ad essa proposti, come interpretare il diritto, assicurare il rispetto della legge, annullare gli atti giuridici attuati dall'UE, assicurare il suo intervento e infine sanzionare le istituzioni dell'UE per il risarcimento dei danni. Per quanto riguarda invece la storia dell'Unione Europea, possiamo dire che non sarebbe potuta nascere se non grazie ai cosiddetti pionieri dell'Unione Europea, un gruppo di persone accomunati dagli stessi desideri, la pace, l'unità e la prosperità in Europa. Chiediamo per tutti Altiero Spinelli. La storia dell'Unione si divide in 8 fasi principali. La prima, che va dal 1945 al 1959, durante la quale si è la nascita dell'Europa, con lo scopo di porre fine alle guerre e unire i paesi a livello economico e politico. Dal 1960 al 69 avviene l'abbattimento dei dazi doganali ed è un buon periodo per l'economia. Dal 1970 al 79 gli stati membri aumentano da 6 a 9 e il Parlamento acquisisce potere sull'Unione. Dal 1980 all'89 si aggiungono 3 nuovi paesi e si ha la caduta del muro di Berlino. Dal 1990 al 99 si hanno il trattato di Maastricht e il trattato di Amsterdam. Dal 2000 al 2009 viene istituito l'euro e si ha il trattato di Lisbona. Dal 2019 nasce l'Unione Bancaria e l'Unione Europea riceve il premio Nobel per la pace. Infine, nel 2020 si hanno l'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea e la crisi determinata dalla pandemia coronavirus e recentemente la diffusione del vaccino. Il capitolo 7, verso gli Stati Uniti d'Europa, interamente dedicato all'Unione Europea, si apre con una citazione di Altiero Spinelli per evidenziare che, nonostante l'Unione sia una fase di integrazione incompleta, da 60 anni a questa parte ha garantito stabilità, progresso e pace. Si evidenzia il bisogno di rivisitare l'Unione, la sua struttura e la necessità di completarla e renderla unitaria, adeguare la sua visione attraverso un serio impegno civico superando ogni bifolco e patriottismo. Seguono le numerose buone azioni attuate dall'Unione in tutti i settori, quali sanità, ambiente, trasporti, scuole, turismo, strutture, eccetera, integrando nei suoi cittadini valori, rispetto della vita umana, senso di libertà e uguaglianza attraverso direttive, raccomandazioni e regolamenti. Nonostante ciò, però, ancora una volta non riusciamo a trovare conforto nell'Unione. Vi è un'imponente mancanza di senso di appartenenza, di coinvolgimento dei cittadini nelle istituzioni e non ci sono ben chiare le sue mete o i suoi obiettivi. Sono però in corso dibattiti sul futuro dell'Unione Europea che vanno dalla proposta di renderla una federazione ed attuare un suo rinnovamento a quella di mantenere l'attuale organizzazione, a quella ancora degli euroscettici di discredere l'Unione. Tutti d'accordo con l'ipotesi di UE del professore Parisotto sul bisogno di una costituzione democratica di tipo federale, fortemente solidale e sull'esigenza di realizzarla più presto. Tra i grandi errori commessi dall'Unione indicati nel saggio, consideriamo particolarmente grave la mancanza di una metodica informazione e formazione del cittadino europeo, per cui non è emerso quel noi europeo, e soprattutto il fatto che l'Unione Europea abbia accettato una globalizzazione senza regole. Avrebbe infatti dovuto chiedere un progressivo rispetto dei principi dell'economia e della finanza e dei diritti fondamentali dell'uomo. In conclusione, le scelte per una nuova Europa sono due. Il suo rinnovamento in ambito geografico, sociale e politico per dar vita ad un suo rapido sviluppo di tipo federale, almeno tra i paesi non fino subito, permettendo agli altri di aggregarsi successivamente, oppure prendere atto dell'incapacità di affrontare efficacemente le sfide interne e internazionali, che in mancanza di adeguate risposte sono destinate a mettere in crescente difficoltà l'Unione stessa, i suoi paesi membri e i loro cittadini.
Noi auspichiamo la nascita di un'Unione aperta a nuovi orizzonti, protagonista nella regolamentazione in senso democratico della globalizzazione del mercato finanziario, che metta al centro gli interessi dei cittadini, gli Stati Uniti d'Europa. La Società delle Nazioni nasce il 28 aprile 1919 a Parigi, ma si estinse il 19 aprile 1946 in seguito alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale e alla nascita delle Nazioni Unite. La Società delle Nazioni era amministrata da tre organi principali: l'Assemblea Generale, composta da rappresentanti di tutti i Paesi membri, il Consiglio, composto da quattro membri permanenti e dai cinque membri non permanenti, e il Segretariato. L'Organizzazione delle Nazioni Unite nasce il 24 ottobre 1945 nella città californiana di San Francisco. Il processo che ha portato alla fondazione iniziò il 25 aprile 1945, quando i capi di Stato di 50 Stati si incontrarono per redigere la Carta delle Nazioni Unite. La realizzazione dell'ONU rappresentò per il Novecento uno straordinario passo in avanti nella formazione di uno Stato di diritto internazionale. Questa va però adeguata alle necessità e alle emergenze del mondo attuale. La Carta delle Nazioni Unite entrò in vigore il 24 ottobre del 1945 ed è un accordo istitutivo tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Francia e Cina. Esso è composto da un preambolo di 19 capitoli, secondo i quali le funzioni che l'ONU svolge sono quattro: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione di problemi internazionali e rappresentare un centro per l'armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. Il presidente inglese degli Stati Uniti Roosevelt e il primo ministro inglese Churchill concordarono i termini del nuovo assetto mondiale. Si basarono sulla fine delle dittature, sulla rinuncia all'uso della forza, sul disarmo degli aggressori e sulla massima cooperazione di tutte le nazioni. Nel febbraio 1945 si tenne la conferenza di Yalta tra Roosevelt, Churchill e Stalin. Si incontrarono per stabilire la linea da seguire, i tempi dell'offensiva finale e il futuro assetto dell'Europa. Dalla conferenza di Yalta fu stabilito che la Germania sarebbe stata divisa in quattro zone, la Polonia avrebbe ricevuto risarcimento da parte della Germania e nella futura ONU ogni decisione sarebbe stata presa all'unanimità da USA, URSS e Francia e l'URSS si sarebbe fatta autrice di una dichiarazione di guerra al Giappone. La conferenza di San Francisco si tenne il 25-26 giugno, firmata una nazione ed entrò in vigore il 24 ottobre del 1945. Fu firmata da quattro potenze, quindi Stati Uniti, Gran Bretagna, URSS e Cina, che invitarono le altre nazioni a esprimere la propria opinione. Lo scopo della conferenza di San Francisco era di rielaborare la Carta dell'ONU. L'Assemblea Generale è il Parlamento delle Nazioni Unite che si riunisce soprattutto per esaminare e risolvere i problemi mondiali più gravi. All'interno di questa Assemblea ogni Stato dispone di un solo voto, one state, one vote, e le decisioni più importanti vengono prese con una maggioranza di due terzi, invece per gli argomenti di minore importanza si richiede una maggioranza semplice. Fu proprio l'Assemblea Generale a scegliere la città di New York come luogo dove stabilire il quartier generale dell'organizzazione. Il luogo, come gli altri edifici che ospitano le ulteriori sedi delle Nazioni Unite, Ginevra, Vienna e Nairobi, sono designati come territorio internazionale. Il Consiglio di sicurezza si occupa del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Può essere convocato in qualsiasi momento, ogni qualvolta la pace mondiale venga minacciata. Ogni Stato membro deve rispettare le decisioni del Consiglio. A comporlo sono 15 Stati, di cui 5 sono membri permanenti e hanno il diritto di veto: Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti. È formata anche da 10 membri non permanenti che sono eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale. Affinché le decisioni del Consiglio vengano prese, è necessario avere una maggioranza di almeno 9 voti. Quando il Consiglio viene sottoposto a una questione che minaccia la pace internazionale, si cerca di trovare una soluzione e giungere a un accordo pacificamente. Il Segretario Generale è il funzionario principale delle Nazioni Unite, è eletto dall'Assemblea Generale tramite un mandato dalla durata di 5 anni. Ha un ruolo esecutivo e burocratico, svolge due compiti: redige un rapporto in cui valuta il lavoro dell'ONU e richiama l'attenzione del Consiglio di sicurezza sulle situazioni che possono minacciare la pace e la sicurezza internazionali.
la Corte Internazionale di Giustizia e l'organo giudiziario delle Nazioni Unite. A comporlo sono 15 giudici, i quali vengono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza e votano in maniera separata e simultanea. La Corte decide sulle questioni tra gli Stati interessati nel caso in cui uno Stato accetti di partecipare a un procedimento e sia tenuto a comprovare la decisione della Corte. Oltre a ciò, questo organo fornisce pareri e consulenza alle Nazioni Unite. Il Consiglio economico e sociale ha l'importante compito di coordinare l'attività economica e sociale dell'ONU, delle sue agenzie e delle sue istituzioni specializzate. Inoltre mantiene aperto un legame vitale fra le Nazioni Unite e la società civile. Vi è l'urgente necessità di una riforma di tipo democratico a livello globale per combattere numerose crisi che senza questa riforma non sarebbero risolvibili. Nel 1992 l'ONU aveva costituito la Commissione sul governo globale al fine di approfondire i problemi relativi a un'ipotetica democratizzazione di tipo globale. Per la realizzazione dei suoi fini l'ONU si avvale dell'opera di strutture specializzate che godono di un'ampia autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria. Queste agenzie sono delle organizzazioni istituite dall'Assemblea Generale e agiscono su questioni specifiche. L'UNICEF per la salvaguardia dei diritti dei bambini e l'UNESCO per promuovere l'istituzione e la salvaguardia del patrimonio mondiale. Allora, riprendo la parola, mi scuso per il disguido, l'ultima parte del video, insomma c'era l'ultima slide. Ecco, adesso sono le 10:11 minuti, io direi di procrastinare di 5 minuti la pausa prevista, in modo tale da dare spazio ai ragazzi della terza C dello scientifico che hanno realizzato una presentazione che si presenta in linea con quella che hanno appena esposto i ragazzi della seconda B. E a questo punto, ecco, vado in condivisione schermo e introduco io brevemente. La classe terza C è stata praticamente seguita, oltre che da me, anche dai colleghi Castagneta e Assenza. E loro presentano un video intitolato L'Unione Europea, ipotesi di un prossimo futuro. L'argomento è ripreso dal capitolo 7 del saggio del professore Orazio Parisotto, che hanno citato anche i ragazzi della seconda B, intitolato appunto Verso gli Stati Uniti d'Europa. Faccio partire il video. Vi presentiamo il progetto della classe terza C sulle ipotesi di un prossimo futuro per l'Unione Europea, tratto dal 7° capitolo della Rivoluzione Globale per un nuovo umanesimo del professore Orazio Parisotto verso gli Stati Uniti d'Europa. L'Unione Europea, abbreviata in UE, come hanno detto nella seconda B, un'organizzazione internazionale, politica ed economica a carattere sovranazionale che attualmente comprende 27 Stati membri dell'UE. Nasce con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, per far sì che non si verificassero mai più massacri e distruzioni. Di fatto l'UE, per oltre 60 anni, ha garantito in Europa pace, democrazia e diritti umani, tanto che nel 2012 ha ricevuto il premio Nobel per aver contribuito a trasformare la maggior parte dell'Europa da un continente di guerra in un continente di pace. Il professore Parisotto dedica all'Unione Europea, in particolare all'unificazione europea, un intero capitolo del suo saggio La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, il 7°, intitolato Verso gli Stati Uniti d'Europa. Nella premessa al capitolo 7
sostiene che il processo di unificazione dell'Europa, anche se non è ancora completato, rappresenta la più grande iniziativa di unificazione pacifica di un intero continente finora perseguita. Infatti, i 27 paesi che attualmente compongono l'UE non sono stati costretti a farne parte con la guerra, ma hanno aderito liberamente. Sono retti da governi democratici che riconoscono i diritti. Afferma inoltre che l'attuale Unione Europea dimostra che è possibile delegare a istituzioni sovranazionali, sovrastatali democratiche, la gestione degli interessi comuni delle nazioni, se gli Stati riescono a superare il principio di sovranità assoluta e la tendenza ad esercitare la propria egemonia sugli altri. Conclude che l'esperienza dell'UE può favorire la realizzazione di una progressiva civile convivenza internazionale mondiale, una pace stabile e duratura, se organismi di collaborazione strutturale di tipo politico e economico in atto negli altri continenti, quali ad esempio l'Unione Africana, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, la Lega Araba, eccetera, si sviluppano ulteriormente e collaborano insieme, seguendo la strada tracciata dall'Unione Europea, che si auspica arrivi a conclusione. L'UE rappresenta l'esempio più avanzato e concreto di interpretazione dei principi della democrazia cosmopolita, che dovrebbero essere adottati dalle istituzioni del sistema politico internazionale per procedere alla democratizzazione della globalizzazione. Secondo il professore Parisotto, l'UE dovrebbe diventare una vera unione di tipo federale, dovrebbe essere varata una nuova carta costituzionale dell'Unione. La nuova carta costituzionale dovrebbe prevedere una Camera dei Popoli, cioè un Parlamento europeo, che attualmente è l'organo legislativo dell'Unione, e con competenze di vigilanza e bilancio, eletto direttamente dai cittadini, con la possibilità di legiferare. Una Camera degli Stati, che sostituirebbe l'attuale Consiglio europeo e il Consiglio dei Ministri dell'Unione, e potrebbe interessarsi di alcune politiche federali fondamentali, quali politica estera, di difesa e sicurezza comune e politica economico-finanziaria. L'attuale Commissione europea, che ha il compito di promuovere l'interesse generale dell'UE, proponendo la legislazione, assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell'UE, diventerebbe il governo federale dell'Unione, approvato dalla maggioranza del Parlamento europeo e con un presidente del Consiglio dei Ministri, eletto direttamente dai popoli europei, con il compito di scegliere i ministri, commissari. La nuova Carta Costituzionale dovrebbe prevedere anche una nuova banca centrale federale, con possibilità di emettere Eurobond e una banca federale degli investimenti. Entrambe le banche dovrebbero essere indipendenti e non partecipate da banche private, gestite e controllate dagli Stati, collegate alle banche nazionali. Dovrebbero nascere due nuove istituzioni, la Corte di Giustizia Federale, che deve essere indipendente e deve garantire il primato del rispetto della Costituzione federale, e la Corte dei Conti Federale, che deve verificare il corretto utilizzo delle finanze federali e deve avere il diritto di sottoporre a controllo qualsiasi organismo o Stato che gestisca i fondi federali. Dovrebbero nascere gli Stati Uniti d'Europa, una nuova Europa fortemente solidale che faccia ciò che è vantaggioso per tutti i cittadini europei. Occorre una metodica informazione e formazione del cittadino europeo per far emergere quel noi europei che ancora non siamo. Bene, ringraziamo anche i ragazzi della terza C. A questo punto io direi sono le 10:17 di concederci una pausa, però ecco, se siete d'accordo non 10 minuti, altrimenti usciamo fuori dai tempi, direi 5 minuti, va bene? Quindi sono le 17, alle 10:25 potremo riprendere le nostre presentazioni facendo intervenire poi i ragazzi della quinta C del liceo scientifico e quindi passando dal tema dell'Unione Europea dell'ONU a quello dei diritti umani e dei diritti negati. Allora, una pausa per ora, va bene? 10:18, 10:25. Possiamo approfittare di questo momento, eventualmente, se qualcuno non ha esigenza di allontanarsi, anche per chiacchierare un po' tra noi, insomma, no? Vedo Maria Teresa in primo piano. Vorrei che ci fosse il tempo veramente per poter poi, dopo le presentazioni dei nostri alunni, anche ritrovarsi per degli interventi, dialogare un po' col professore Parisotto.
con gli alunni stessi, tutti presenti, possono fare i loro interventi. Ora mi chiedo se la professoressa Ines Civello Salvatore è riuscita a entrare? No, 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 altrimenti te l'avrei detto, no, non è... Non, allora, non... Ma tu non potresti telefonarle? Io ho mandato la mail, come ho fatto con la Muscetti, con Guastello, ho mandato la mail con l'invito. Perché lei mi ha mandato dei messaggi, io poi ho dovuto mettere in carica il mio tablet qua. Se magari cerchi di chiamarla, vedi un po', perché mi piacerebbe che intervenisse almeno nella seconda parte. Mi ha detto che... Se dimmi. Tu dici di aprire l'ultima mail che gli ho mandato quando ci siamo sentiti via WhatsApp, lì c'è il link, basta che clicca e io la faccio entrare. Non... Deve aprire. Allora, aspetta, le telefono. Sì, la le mail telefono, una. È quella istituzionale, quella dell'Archimede. Sì, però, allora, lei mi elencava dei passaggi, io ovviamente distratta da... ho potuto seguire. Allora... I passaggi li elencavo perché avevo mandato un invito a inserirla come ospite, ma visto che è quello diciamo più complicato, facciamo la via più breve, la invitiamo come ospite così immediata con il link, quindi se lei apre il link può entrare adesso, deve cliccare sull'ultima mail, il link che gli ho inviato sull'ultima mail. Allora, le telefono così faccio. Sì. Ti dico pure quando, a che ora gliel'ho inviata, così. Aspetta, sta in linea così sentiamo. Sì, cosa non dice. Ti preoccupare. Alle 9.33. Alle 9.33, ora glielo dico sì, perché è in classe comunque. Sulla sua mail dell'Archimede. Sì. Vediamo un po'. Allora Ines, siamo in pausa al momento e c'è anche Salvatore in linea. Allora lui ho avuto anche dei genitori qua che entrano a cura, che qua invece lo capisco. Comunque siamo in collegamento e lui ti sente. Allora lui mi ha detto che dovresti aprire l'ultima email che ti ha mandato. Apri aspetta, l'ultima email, sì. Alle 9.33. Quella delle 9.33 mi suggerisce Salvatore, sì. 9.33. 9.33, perfetto. Aspetta. E poi mi dice come vuoi accedere alla riunione, scarica l'app, continua con il browser. Dice cosa deve dire? Continua con il browser. Deve cliccare sul link. Clicca sul link. E il link dove? Non si apre il link. Dice che il link non si apre. No, come non si apre? Dovrebbe aprirle la pagina del browser di Teams. Allora, dovrebbe aprirti il link, la pagina del browser di Teams. La pagina del browser di Teams. Aspetta, in attesa di caricamento mi dici. E allora diamogli il tempo, no? E infatti anche Salvatore suggerisce di dargli il tempo. Consenti, cosa devo dire? Consenti. Devi dire consenti, certo. Ok, partecipa ora. Partecipa ora, sì. E ti non trovi... Io. Non devi mettere niente, Ines, devi solo... Non devi fare niente. No, non devi mettere, devi solo cliccare su partecipa e ti trovi nel nostro... E mi dice metti il nome, aspetta che metto il nome. Metti il nome. E allora immetti il nome se te lo chiede. Sì, non è niente di che. Non è solo 10 minuti. Allora Ines, guarda. Ecco alle qua, è già entrata, guarda. L'ho ammessa, adesso è dentro. Siamo. Ok. Allora dovremmo vederti a momenti. Ecco, ti sto allora, anche sentendo. Allora stacco. La sentiamo. Ciao Ines, come stai? Bene, grazie. Tutto bene? Ciao Ines. Ci ritroviamo. Io purtroppo posso seguire solo per un breve momento. Allora, senti, facciamo così. Alle 10.25 interrompiamo la pausa, come insomma comunicato, e io ti saluto e passo a te la parola così brevemente, perché ecco, l'intento è quello di, come ti avevo anticipato, estendere questo progetto alle scuole superiori di Modica, in particolare
al Verga e all'Archimede che tu rappresenti. Quindi, insomma, veramente un breve intervento così per fare in modo che tutti i colleghi e gli ospiti che sono presenti al nostro incontro ti conoscano. Va bene, Ines? Sono le 24, quindi tra un minuto. Ne approfitto per salutare Salvatore che vedo. Va bene. Il quadro in basso a sinistra. Salvatore, come stai? Va bene, Ines? Guarda, due minuti. Il tempo massimo 5. Salvatore non sente forse, o ha il microfono chiuso e non riesce a risponderci. Allora, va bene. Comunque, stiamo procedendo, diciamo, più o meno in orario, quindi spero di poter ritagliare quei 20 minuti finali per il dialogo con il nostro professore Parisotto. Angelo Paolino. La collega Lucia Tumino, vedo collegata. Ciao Lucia. Ciao. Si vede che Ines Civello è a scuola con la mascherina. Noi almeno in DAD possiamo fare a meno, no? Tolgo e metto, appena entra qualcuno, vedo qualcuno all'orizzonte, subito l'alzo. Ebbene, mi sembra giusto. Allora, sono le 10:25. Se i ragazzi sono presenti, io direi di riprendere. Salvatore, posso, vero? Avevi interrotto la registrazione o è rimasta? Vai, procedi. Allora, e allora procediamo. Veramente, ecco, prima di dare la parola ai ragazzi della Quinta C, però vorrei rivolgere brevemente un saluto alla collega, la professoressa Ines Civello, che è anche la prima collaboratrice del dirigente scolastico dell'Istituto Archimede di Modica, con il quale intendiamo fare rete. E allora, professoressa Civello, prego. Buongiorno a tutti. Con molti di voi ci conosciamo perché abbiamo collaborato già 2 anni fa in occasione della Festa dell'Europa di maggio di 2 anni fa. Purtroppo con questa pandemia non abbiamo potuto fare altro. Io sono la professoressa Civello, Ines, insegno italiano e storia all'Archimede, che è prima collaboratrice del dirigente, quindi rappresento l'Archimede in questa doppia veste. 2 anni fa ho collaborato avendo la funzione strumentale di servizio agli studenti, e quindi mi sono occupata anche della gestione del rapporto con gli studenti, quindi facevo da mediatrice tra gli studenti e il gruppo, diciamo, di lavoro per l'organizzazione della giornata. Io sono lieta, insomma, di partecipare a questo incontro. Purtroppo mi dispiace che qua la situazione è un po' critica con gli impegni, eccetera, e quindi posso partecipare, insomma, posso sentire solo per pochi minuti. Mi faceva piacere appunto almeno presentarmi e farvi insomma vedere la nostra vicinanza e la nostra presenza. Io ancora con il dirigente in realtà non ho parlato, ma penso che sarà lieto di collaborare e di partecipare anche lui a questo progetto. Grazie Ines, grazie. Grazie a voi. Ti ringraziamo e siamo lieti che abbia potuto ritagliarti pur nelle difficoltà del momento, perché insomma lo capiamo questo breve intervento. E in ogni caso, ecco, ti invitiamo a restare per quello che ti sarà possibile. Adesso io passerei la parola ai ragazzi della Quinta C dello Scientifico, che presenteranno un video sul tema dei diritti umani e dei diritti negati, della durata di poco meno di 14 minuti, e seguirà poi una presentazione in PowerPoint sul tema partecipare per educare di 20 minuti. Do la parola alla collega, la professoressa Monica Castagnetta, per una breve introduzione, mentre io cerco di condividere il video in modo tale da non perdere tempo. Prego Monica. Buongiorno a tutti, saluto tutti e ringrazio tutti. Sarò breve per lasciare spazio agli alunni. Il tema scelto dalla Quinta C del Liceo Scientifico è stato quello dei diritti violati, che è stato avviato dalla professoressa Celestre.
professoressa di lettere che al momento non è con noi e che colgo l'occasione per salutare e augurarle di essere presto insieme a noi. E insieme a lei il professore Maurilio Assenza, che da decenni si occupa di rendere concreta l'educazione civica e di attualizzarla con progetti, ecco, che facciano toccare ai ragazzi proprio il senso del territorio. E da me, che mi occupo di lingue e quindi ho dato il mio contributo anche in questo senso. Il progetto è partito dallo studio, dalla lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Carta del Consiglio d'Europa, e insieme agli alunni si sono scelti i testi e gli autori più rappresentativi nella rivendicazione dei diritti, e si sono anche lette delle pagine tratte dal libro del professore Parisotto. E i nostri alunni di quinta C oggi ci presenteranno due lavori, come diceva la professoressa Mulliri. Uno è un video, Human Rights Matter, il cui titolo potrebbe significare la questione dei diritti umani, ma che invece vuole significare i diritti umani ci importano, i diritti umani sono importanti. L'altro è una presentazione in PowerPoint relativa a partecipare per educare. Io, il mio auspicio è semplicemente che questo contributo, che è stato veramente corale di tutti i docenti che si sono occupati di questa classe, che si sono sforzati di rendere centrale l'educazione civica, dia la possibilità ai nostri studenti di portare la loro voce nel mondo, una voce che sia autentica e che diano anche un contributo di grande impegno, libero e sincero. Grazie a tutti. Grazie a te, Monica. Siamo sicuri che questo avverrà nel futuro. Se mi confermate la condivisione schermo, io faccio partire subito il video. È condiviso lo schermo, sì? Sì, Mari, sì. L'omofobia è un problema che ha origini lontane e che, ancora oggi, coinvolge tutta la società del mondo. Originariamente, questo termine indicava l'irrazionale paura degli eterosessuali di trovarsi in presenza di omosessuali e l'avere delle reazioni di avversione e discriminazione nei loro confronti. Fino a 30 anni fa, l'omosessualità era definita una malattia mentale dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e questo lo rendeva uno stigma sociale e causava tante sofferenze personali. Ad oggi si sono svolte in tutto il mondo delle parate, note come Pride, manifestazioni atte a rivendicare pari diritti della comunità LGBTQ+, e a promuovere l'accettazione sociale di essa. Queste nascondono anni e anni di lotta e violenza subita. Nel mondo ci sono ancora 70 paesi in cui vige ancora il reato di omosessualità, come ad esempio in Marocco e in altri paesi dove continua ad esserci molte persecuzioni verso le persone ritenute diverse. In Italia solo il 68% della popolazione è per i pari diritti, ma purtroppo nell'ultimo anno, secondo Archie Gay, un'associazione che ha come scopo sociale quello di tutelare i diritti degli omosessuali, ci sono stati ben 138 aggressioni. Uno degli ultimi casi di cronaca italiana
Professoressa, credo abbia messo il muto. Mavi, non si sente nulla. Cioè, stavo sbandando prima. Paola diceva, c'è il fratello, sono io dietro. Avevo finito, chi lo no, come guardava a me, diceva, dai, c'è il cibo, dai, fermati. Mi sento distrutto. No, per la mia ragazza, solo questo. E questo dietro, e mi ha buttato un motorino. E mi voleva per forza ammazzare. Per caso, me lo sono trovato dietro. Quindi c'erano state già varie minacce? Sì, sì, sì. E la minaccia qual era, nello specifico? Ma non devi stare con mia sorella. Perché preferisci... Ammazzo. Ci sono queste cose qua, t'ammazzo. Preferivo che la sorella moriva che invece di stare con me. E quanto tempo ti hanno minacciato? Per chi? Questo non so come vedere. Già da luglio, il 13 luglio. Da quella sera. Che io e Paolo dobbiamo scappare insieme. Dobbiamo venire qui ad Acerra a vivere. Hanno visto sul telefono e l'hanno picchiata. Ah. Sì, sono venuto anche sotto casa mia. Mi chiama fratello e padre, quella sera il 13 luglio, che io stavo sopra, non l'ho risposto al telefono. Io sono uscito. Il fratello assassino si è giustificato, dicendo agli inquirenti, non volevo investirla e ucciderla, volevo solo spaventarla, volevo cercare di farle capire che non può avere una relazione omosessuale. Sulla questione è intervenuta l'associazione dell'Arcidiei, ribadendo ciò che non pare così scontato. Le persone transgender sono uomini o donne che si sentono tali e come tali devono essere considerate. La relazione tra Ciro e Maria Paola non era una relazione omosessuale, ma una coppia composta da due persone che facevano ciò che ancora oggi suscita scalpore. Si amavano. Cos'è la famiglia? Un valore? Uno status? Un insieme di persone che si amano o una semplice definizione legislativa? Non sembrano porsi queste domande i parlamentari ungheresi che di recente hanno cambiato la Costituzione stabilendo che la famiglia è legale solo se è etero. La portata pratica dell'emendamento costituzionale approvato in Ungheria è il divieto di adottare bambini per le coppie omosessuali e transgender, rendendo infatti legale solo la famiglia composta da membri dichiaratamente eterosessuali, ovvero un uomo e una donna. In Ungheria le riforme di Orban vietano alle persone di transgender di registrare il loro La tratta di esseri umani, uno dei capitoli più bui della storia dell'uomo, non è un fenomeno omogeneo, non è gestita da una sola organizzazione. Molti sono gli scopi cui donne e uomini sono ridotti ad una merce e altrettanti colpevoli di tale atto. Vorrei concentrare l'attenzione su un particolare tipo di tratta, quella degli schiavi sessuali, perché questo vengono resi, schiavi, soprattutto donne, provenienti da paesi poveri, in particolare dalla Nigeria, ma anche dall'Europa orientale, diventano carne da macello sulle nostre strade, nei paesi più industrializzati d'Europa, sotto la regia della mafia nigeriana. Solitamente ragazzine, neanche maggiorenne, sempre più spesso poco più che bambine, le quali vengono indotte con l'inganno a partire dal paese d'origine, magari con la proposta di un lavoro in Europa. E molte accettano, spinte dalla voglia di realizzarsi. Inizia così il loro inferno. Vengono violentate più volte durante il viaggio dalla Nigeria alla Libia, dove infine sono costrette ad essere violentate in dei bordelli.
Arrivati in Europa, sono raggiunte dalla loro futura padrona, che le obbligherà a prostituirsi per le strade per ripagare il debito del viaggio, assurdamente alto. È noto che alcune, ingannate una seconda volta, sono condotte in paesi arabi e coinvolte nel traffico di organi. Qualcuna ha solo 13 anni. A violentarle sono gli uomini europei, ma noi tutti siamo responsabili di questa atrocità, perché noi tutti potremmo aiutarle, anche indirettamente. Nonostante possa sembrare forse difficile o impossibile, basterebbe un piccolo gesto da parte di noi. Nato a Trieste, il 15 gennaio 1988, Giulio Regeni era un dottorando italiano dell'Università di Cambridge, rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di Piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Il corpo presentava segni di tortura, al punto che la madre lo riconobbe dalla sola punta del naso. In particolare, nella pelle erano state incise, con oggetti affilati, alcune lettere dall'alfabeto, e tale pratica di tortura era stata ampiamente documentata come tratto distintivo della polizia egiziana. Queste evidenze hanno messo subito sotto accusa il regime di al-Sisi. L'uccisione di Giulio Regeni ha dato vita in tutto il mondo, e soprattutto in Italia, a un dibattito politico sul coinvolgimento della vicenda nei depistaggi successivi, attraverso uno dei suoi servizi di sicurezza, dello stesso governo egiziano. Tra i sospetti hanno costituito motivo di forti tensioni diplomatiche con l'Egitto. Secondo il Parlamento europeo, l'omicidio di Giulio Regeni non è un evento isolato, ma si colloca in un contesto di torture, morti in carcere e sparizioni forzate avvenute in tutto l'Egitto negli ultimi anni. Verità per Giulio Regeni. Questo è il nome della campagna avviata nel febbraio 2016 da Amnesty International e La Repubblica, affinché l'omicidio del giovane ricercatore italiano non venga dimenticato, non venga catalogato tra le tante inchieste in corso. Qualsiasi esito distante da una verità accertata e riconosciuta in modo indipendente deve essere respinto. Grande scalpore suscitò la morte di George Perry Floyd il 25 maggio 2020 nella città di Minneapolis, in Minnesota. Dopo una breve colluttazione, Floyd fu estratto dal veicolo in cui si trovava e arrestato, poiché accusato di aver usato una banconota contraffatta per comprare delle sigarette. Secondo gli avvenimenti, Floyd avrebbe detto ai poliziotti di essere claustrofobico e di avere problemi di respirazione. Nonostante ciò, i poliziotti lo avrebbero estratto dall'abitacolo e fatto cadere al suolo, dove egli rimase steso a faccia in giù con le manette. Dal momento in cui l'agente Chauvin avrebbe tenuto il suo ginocchio sul collo di Floyd e gli altri due agenti gli avrebbero immobilizzato busto e gambe, sarebbero passati ben 8 minuti e 46 secondi. L'uomo sarebbe stato liberato solo dopo la richiesta dei paramedici. Dopo che egli perse coscienza, ne fu registrata la morte in ospedale. Il filmato dell'arresto di George Floyd ebbe vasta diffusione internazionale e portò a molte manifestazioni di protesta, note come Black Lives Matter, che ottennero grande visibilità e consenso a livello nazionale. Black Lives Matter è un movimento attivista internazionale, nato all'interno della comunità afroamericana, impegnato nella lotta contro il razzismo perpetuato a livello sociopolitico, contro l'abuso di potere da parte della polizia e contro questioni più estese come la profilazione razziale e la disuguaglianza razziale nel sistema giuridico degli Stati Uniti d'America.
adesso io passerei la parola ai ragazzi della quinta C che devono presentare il PowerPoint. Ragazzi, provvederete voi a condividere e a gestire il vostro lavoro, è vero? Se può condividerlo lei, professoressa, perché... Va bene, allora lo condivido io. Ok, grazie mille. Dunque, qua... Aspettate un attimo, è nell'altra cartella, un attimo solo, perché avevo stabilito che i PowerPoint... Dunque, vediamo dove... Partecipare per educare, eccolo qua. Ditemi se è partita la condivisione schermo. Sì, sì. Sì. Vabbè. Adesso, ragazzi, a voi la parola allora. Io, ecco. Ok, in caso le dico io di volta in volta quando scorre avanti. Va bene, ti ringrazio. Prego, prego. Okay, buongiorno a tutti, io sono Angelo Paolino, un alunno della Quinta C e oggi il lavoro che andrò a esporre insieme alla mia compagna rappresenta la seconda parte del nostro contributo a questo progetto sull'umanesimo di educazione civica. Il titolo che abbiamo scelto oggi noi è partecipare per educare, perché siamo convinti che in queste tre parole sia racchiusa sia il punto di partenza, ovvero la partecipazione attiva alla società, tutto ciò, appunto, tutti i livelli del vivere sociale, sia il fine appunto di questo nostro lavoro oggi, ovvero educare, quindi cercare di sensibilizzare, cercare di responsabilizzare il maggior numero di persone possibili su determinate tematiche. E come abbiamo visto nel video, purtroppo ancora oggi sono presenti quotidianamente numerose situazioni, tanto triste quanto assurde, perché che nel 2021 ancora individui vengono discriminati o perseguitati per il loro orientamento, per le loro origini o in quanto donne, ha dell'irreale. Proprio per questo noi oggi abbiamo deciso di partire dal cercare di ridare valore, cercare quindi di rimarcare i diritti fondamentali, qualcosa che dovrebbe essere scontato, ma a quanto pare non lo è. E infatti, andandoli ad analizzare in breve, sono appunto questi 54 articoli che... 58 articoli che sono racchiusi nella Carta dei diritti fondamentali, pubblicata dall'Unione Europea per la prima volta nel dicembre del 2000 a Nizza e poi una seconda volta 7 anni dopo a Strasburgo, che racchiudono appunto gli ideali su cui si fonda l'Unione Europea, la Comunità Europea, per far fronte appunto a tutte le varie sfaccettature della realtà, e sono divisi in 7 categorie, in 7 capi, in base appunto al loro campo d'azione. Infatti il primo riguarda la dignità, che come abbiamo visto molto spesso viene calpestata, quindi il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona, la proibizione delle torture. Il secondo capo riguarda la libertà, quindi alla libertà, alla sicurezza, il rispetto appunto della vita privata, il diritto di sposarsi, di avere una famiglia, ma anche la libertà di espressione, di pensiero. Il capo 3 riguarda l'uguaglianza, quindi sia davanti alla legge, ma anche la parità tra uomini e donne, non scontata. Il quarto capo riguarda la solidarietà, quindi il diritto ai lavoratori, il diritto appunto ad avere condizioni di lavoro eque e giuste, e poi gli ultimi riguardano appunto la cittadinanza, la giustizia e le disposizioni generali, hanno appunto un carattere più che altro burocratico, ecco. E a questo punto, andando avanti, è doveroso sottolineare come dai diritti derivano dei doveri. Infatti noi, riprendendo anche la pillola 22esima dell'opera del professore Parisotto, vogliamo appunto cercare di esporre come è doveroso per ogni individuo, per ogni appunto cittadino, impegnarsi e quindi partecipando a tutti i livelli del vivere sociale. Quindi la costruzione di questo nuovo umanesimo ha come appunto due principi, ha come punti di partenza due situazioni principali: il rinnovamento istituzionale e appunto la formazione e partecipazione individuale, che è il tema che noi oggi cercheremo di affrontare. Proprio per questo il rispetto dei doveri, quindi il rispetto dei doveri fondamentali dell'uomo, non deve essere inteso come diciamo, un'imposizione, bensì come una conquista in favore della democrazia partecipativa. È il motivo per cui United Peacers, questo network mondiale di operatori per la pace, che appunto lavorano in difesa dei diritti fondamentali, lavorano per la salvaguardia del pianeta, per l'equa distribuzione delle ricchezze e la fine delle guerre, ha stilato una carta, un decalogo dei doveri fondamentali dell'uomo. E questo appunto, l'importanza di questa carta da soprattutto sia dal fatto che essa può fungere da guida e in generale da stimolo per, appunto, per vivere una reale
la cittadinanza, cioè una cittadinanza socialmente attiva, in quanto un cittadino ha il dovere di impegnarsi per garantire a livello sociale e appunto universale alcuni doveri appunto fondamentali, quindi il rispetto della vita come bene supremo, la possibilità di partecipare alla gestione appunto di tutti i livelli del vivere sociale, quindi anche la possibilità di partecipare al mondo del lavoro, la pace e la convivenza civile, lottando contro la violenza in tutte le sue sfaccettature, una corretta e appunto una corretta imparziale educazione e informazione, una giustizia equa e solidale, anche la possibilità di appunto di formarsi una famiglia, quindi ricevendo un'adeguata qualora è necessaria assistenza, il fatto di garantire la solidarietà sia a livello locale e quindi a tutte le popolazioni svantaggiate in difficoltà per motivi a livello socio-politico o naturale, e più in generale anche rispetto di tutte le culture, come abbiamo visto prima, movimenti spirituali, religiosi e ancora più in generale del pianeta, quindi la salvaguardia di tutte le risorse e ciò che sta attorno. Quindi ora potrebbe sorgere spontanea la domanda: perché incentrare l'attenzione sui diritti, appunto soprattutto sui doveri? Perché è necessario appunto rimarcare questi concetti? Perché oggi più che mai è necessaria una svolta, è necessario un cambiamento, da non intendere come un cambiamento proposto dagli organi nazionali, un cambiamento proposto dai poteri forti, per così dire, tutt'altro. Questo cambiamento, questa svolta deve partire da ogni singolo individuo, deve partire da ognuno di noi, perché appunto soltanto sensibilizzando e cercando ognuno di noi di fare qualcosa nel nostro piccolo, possiamo arrivare appunto a un bene comune, a un fine che appunto sia positivo e sia funzionale per tutta la comunità. In quanto oggi più che mai le nuove generazioni stanno e stiamo ereditando un pianeta che presenta difficoltà sotto diversi punti di vista. Abbiamo visto, ad esempio, a livello naturale, come nell'ultimo anno ci sono state gravi appunto situazioni gravi disgrazie. A livello istituzionale è sempre più evidente una mancanza di punti di riferimento, e soprattutto che appunto il tema che noi oggi stiamo andando ad approfondire è il punto di vista morale. Infatti, come è stato ben esposto nel video, seppur siamo nel 2021, in alcuni ambiti siamo fermi a molti secoli fa. E quindi, infatti, ora la mia compagna andrà ad approfondire proprio il punto di vista morale. Buongiorno a tutti, io sono Giorgia Abate, una alunna di quinta C e appunto adesso andrò ad esporre la seconda parte del PowerPoint che appunto è stato oggetto del lavoro della nostra classe. E diciamo che un primo spunto, un punto di partenza, lo abbiamo individuato nella pillola numero 26 appunto citata nel testo del professore Parisotto. Già dal titolo di questa pillola, ovvero Nuovo corso educativo per il terzo millennio, possiamo capire che appunto il nuovo umanesimo, perché effettivamente diciamo abbia una base solida, deve andare di pari passo con la costruzione di un nuovo corso educativo e quindi diciamo andare a toccare vari punti, ovvero la creazione di un nuovo modo di pensare, di un nuovo corso culturale e la reimpostazione, quindi trovare una nuova impostazione del processo di formazione per i giovani, in quanto appunto è necessario che ci sia un superamento dei vecchi schemi e di conseguenza che appunto possa arrivare all'effettiva creazione di un nuovo corso educativo. Quindi diciamo che alla base del nuovo umanesimo, una delle colonne portanti sicuramente è rappresentata dall'educazione, un'educazione che deve partire sin dalla nascita, quindi dall'inizio della vita di queste nuove generazioni, e poi troverà appunto uno sviluppo durante tutto l'arco della vita, in modo tale che appunto le nuove generazioni siano sensibilizzate al riconoscimento, al rispetto e alla valorizzazione dell'unità psicofisica e spirituale dell'essere umano e che quindi ci sia un'educazione basata su una visione globale in cui si mantenga costante il rapporto tra personale e sociale, tra locale e planetario e tra particolare e globale. Un'educazione anche che appunto sia rivolta ai diritti e ai doveri fondamentali dell'uomo che, essendo un cittadino del mondo, deve volgere rispetto alla fraternità, all'amore verso il prossimo e quindi alla tolleranza reciproca, ed è per questo che appunto si tratta di un'educazione interculturale
culturale e interreligiosa, e quindi un'educazione che sia mirata alla sensibilizzazione e alla tolleranza reciproca. Professoressa, può andare nella slide prima, per favore? Ok. Grazie. Quindi per diciamo avere questa nuova impostazione del processo formativo delle nuove generazioni è importante rivalutare quindi le materie che appunto diciamo in toto, cioè bisogna rivedere in toto appunto le materie, ma partire proprio da quelle che tradizionalmente vengono considerate come le materie minori e che invece hanno diciamo possiedono gli spunti fondamentali per la formazione di ogni individuo, e quindi parliamo di educazione, ad esempio di educazione fisica, educazione ambientale ed educazione civica. Per quanto riguarda l'educazione fisica, questa appunto è importante perché è capace di far acquisire una conoscenza e una gestione consapevole della propria realtà psicofisica che durerà appunto per tutta la vita. L'educazione ambientale, che invece appunto rende evidente il rapporto e il legame che intercorre tra l'uomo e la natura, che appunto l'uomo deve consapevolizzare il fatto che sia ospite della natura e non padrone, e quindi di conseguenza lo porti ad impegnarsi diciamo a per proteggere la biodiversità che costituisce la natura. Ed infine l'educazione civica, perché appunto il nostro lavoro si basa su una partecipazione attiva, diciamo che il fulcro del nostro lavoro è quella di una partecipazione attiva che parte da ogni singolo individuo, da ogni singolo cittadino. Quindi di conseguenza l'educazione civica gioca un ruolo importantissimo, in quanto appunto diciamo educa alla cittadinanza attiva e quindi a un'educazione che si basi sui diritti e i doveri fondamentali. E in generale appunto avere una reimpostazione di tutte le materie a livello didattico, quindi storia, geografia e così via. E se può passare alla prossima slide, per favore. Ok, grazie. Quindi diciamo abbiamo parlato di un'impostazione formativa che sia di una società, di una crescita della società in una linea umanocentrica e biocentrica. Appunto noi in classe diciamo abbiamo tenuto come oggetto di dibattito la partecipazione attiva, abbiamo cercato più che delle soluzioni, abbiamo trovato delle idee, dei suggerimenti che appunto abbiamo voluto riportare nel PowerPoint. Che chiaramente non sono delle cose che si possono diciamo attuare in maniera immediata, però comunque sono dei punti di partenza e degli spunti che appunto sono stati il frutto di ciò che, di cui si è discusso in classe. Allora, innanzitutto il primo punto racchiude un po' tutto quello che è stato detto finora, ovvero sensibilizzare già da subito le nuove generazioni al rispetto di tutti i principi e per una buona convivenza sociale. Secondo noi appunto è importante rivalutare il dialogo intergenerazionale e quindi promuoverlo, perché molto spesso si interpone un muro tra nuove e vecchie generazioni, quindi è giusto che invece si instauri diciamo un dialogo aperto mirato alla conoscenza di più punti di vista, che poi possono arrivare a delle soluzioni e dei punti di incontro che possano diciamo essere di beneficio per tutti, e quindi questo si può fare attraverso degli incontri o dei dibattiti. Poi richiedere una nuova impostazione didattica appunto delle materie con uno sguardo sulla realtà, e quindi di conseguenza attuare dei nuovi percorsi, dei nuovi progetti e delle attività con degli esperti che diciamo basino questi incontri sull'educazione interreligiosa e interculturale. E poi ancora proporre una visione del mondo meno autoreferenziale, più olistica e organica, e quindi porre attenzione ai rapporti tra il mondo industrializzato e quello dimenticato, sfruttato, quindi non porre in secondo piano ad esempio i problemi che riguardano i paesi in via di sviluppo. E poi avvicinarsi a mondi e culture diverse, quindi valorizzare i legami ma anche le differenze
differenze che ci sono fra questi mondi, senza trascurare delle realtà molto vicino a noi, ovvero tante volte magari si pensa che determinate tematiche siano troppo più grandi rispetto a noi, troppo lontane da noi, quando in realtà, anche se in maniera diciamo più esigua, si presentano vicino a noi. E quindi è importante valorizzare e divulgare l'operato di gruppi della nostra città, ad esempio creando rete e sostegno reciproco, e poi scoprire legami causa-effetto nell'economia mondiale, e quindi nel nostro piccolo votare col portafoglio in un'ottica sostenibile e fare riferimento anche a quella che appunto conosciamo come economia civile. Ed infine appunto proporre la creazione di un ente sovranazionale. È chiaro che esistono già degli enti sovranazionali, però è anche vero, come ad esempio appunto l'ONU, però è anche vero che appunto sia necessario un rinnovamento di questi enti sovranazionali per migliorare l'efficacia di questi, e quindi appunto crearne dei nuovi o migliorare l'efficacia di quelli preesistenti, in modo tale da aiutare la cooperazione tra le nazioni, gestire i problemi senza chiaramente sfociare in dittature, e incentivare l'ingresso degli stati cioè appunto a far parte di questi enti, e in modo tale appunto da avere diciamo delle soluzioni che siano facciano da beneficio per tutti. E quindi per fare ciò sarebbe necessario magari cambiare le modalità di intervento, oppure che ci sia uno snellimento della burocrazia, ma un punto fondamentale che da parte nostra, dato che appunto parliamo di mettere in risalto le nuove generazioni e incentivare la partecipazione attiva delle nuove generazioni, magari introdurre una rappresentanza proprio dei giovani all'interno di questi enti sovranazionali. Grazie ai ragazzi della quinta C. Passiamo adesso la parola ai ragazzi della, scusate, esco dallo schermo. Passiamo adesso alla classe quarta D. Un attimo solo. Allora, passiamo la parola adesso ai ragazzi della quarta D, che sono seguiti oltre che da me anche dai colleghi Natale poi domani per quanto riguarda la storia e la filosofia, e dal collega Scienze Motorie, il professore Francesco Beili Adamo, al quale passo la parola per una... Mavi, scusami che mi intrometto, io purtroppo vi devo lasciare, quindi vi saluto, vi ringrazio per l'invito che ci avete rivolto e spero di poter collaborare con voi e con il nostro istituto e fare parte anche noi della vostra rete, della rete appunto di questo progetto. Ines, noi ringraziamo te veramente, grazie infinite, avremo modo di risentirci. Sicuramente, adesso... saluto in modo particolare il professore Parisotto. Grazie Ines, allora tu porti il... Buona continuazione. Grazie, allora adesso io condivido il video relativo alla classe quarta D, mentre il collega, il professore Francesco Beili Adamo, avvia una breve presentazione. Ditemi se è partita la condivisione. Sì, la condivisione sì, ovviamente un saluto anche da parte mia a tutti i partecipanti. Io oggi sarò brevissimo perché è meglio dare spazio ai ragazzi, hanno fatto sicuramente un lavoro molto interessante. Volevo soltanto dare, come si suol dire, una luce aperta, perché ieri è partita la fiaccola olimpica a Fukushima, i 10.000 tedofori e porteranno per 47 prefetture la fiaccola fino ad arrivare a Tokyo per inaugurare l'edizione ritardata di un anno per motivi che conosciamo del 23 luglio. E mi rifaccio ad un documento del CONI del 2016
dove scrive sul bilancio di ottenibilità che lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione, aggregazione, nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione. E dopo, alla fine, c'è uno specifico come strumento per l'inclusione sociale nelle politiche, nelle azioni, nei programmi dell'Unione Europea e degli Stati membri. Questa era una presentazione al lavoro che adesso i ragazzi svilupperanno, e quindi do la parola agli studenti della quarta D. Grazie Francesco, faccio partire il video. Affinché si possa costruire un noi, è necessario partire dal concetto di straniero, da ciò che si intende per essere altro. Il termine straniero indica il diverso, l'estraneo. La sua origine si fa coincidere con il termine xenia, che indica le leggi greche relative all'ospitalità. La figura dello straniero è stata percepita nei secoli in maniera diversa a seconda del periodo storico. Generalmente questa figura è percepita in due modi: persona degna di assistenza, disponibilità e rispetto, come ci mostra la cultura greca, non vista invece di buon occhio dalla cultura romana, molto legata alla propria tradizione e all'ideale di cittadino. Per esempio viene citato questo passo biblico dove si evince il tema dell'accoglienza. In seguito alla nascita dello Stato moderno, però, iniziano ad evidenziarsi le differenze tra i vari popoli e nasce l'idea di straniero come portatore di guerre e malattie, e quindi come nemico, per esempio il nazismo, l'importazione della peste, oppure le persecuzioni religiose. Vi sono anche esempi nella letteratura, come il passo dei Promessi Sposi. Il primo periodo in cui in Italia si prende coscienza dell'idea di straniero è l'età giolittiana, che va dal 1903 al 1914 e prende il nome dal liberale Giovanni Giolitti. E questo è un periodo caratterizzato dall'emigrazione dei lavoratori a causa della crisi economica. Gli emigranti si dirigevano o verso i paesi europei o verso il continente americano. E un importante esempio fu la colonia italiana che derivi dal quartiere newyorkese di Little Italy. All'interno dell'Italia, nel nord, il fenomeno fu conseguenza dello sviluppo industriale, mentre nel sud era causato dalla disastrosa condizione dei contadini. Questa situazione portò a un dilemma etico riguardante la questione meridionale, con la conseguente divisione tra nazionalisti e socialisti. In Italia, il ruolo dello straniero inizia ad essere discusso in ambito legislativo con lo Statuto Albertino del 1848, e in particolare nell'articolo 24, il quale evidenziava l'importanza del diritto di uguaglianza, anche se non ancora riconosciuto nella sua totalità. L'idea di straniero, trattata e adottata nello Statuto, viene ripresa poi dall'Assemblea Costituente durante la redazione della Costituzione italiana tutt'oggi in vigore, negli articoli 3 e 10. Nel primo veniva espresso il diritto di uguaglianza e le sue due forme: sostanziale, quindi quella che carica allo Stato la responsabilità di raggiungere l'uguaglianza effettiva, e quella formale, dal carattere prettamente teorico e cioè volta a garantire un'uguaglianza dinanzi alla legge. Il secondo, invece, predica l'obbligo dello Stato di garantire i diritti fondamentali come uomini a tutti coloro che li vedono violati nel proprio paese, adeguandosi alle norme e ai trattati internazionali, ed esalta la libertà democratica della legge italiana, che non ammette l'estradizione per reati politici e assicura il diritto d'asilo. Parlando di leggi e articoli, bisogna parlare della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, o Carta di Nizza, proclamata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre del 2000, è stata elaborata da una convenzione di 62 membri. Questa, secondo richiesta dei popoli d'Europa, ha deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni, quali la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Parlando di libertà, vogliamo analizzare l'articolo 19, il quale afferma che le espulsioni collettive sono vietate e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa disposizione è di grande attualità e rilevanza, specialmente in Italia, in cui si verificano continui sbarchi di migranti. Di conseguenza, si assiste spesso a dibattiti fra i partiti politici in discordanza, i quali sembrano dimenticare questo fondamentale articolo. Analizzando invece il tema dell'uguaglianza, bisogna sicuramente parlare di tre articoli. L'articolo 20, che è il presupposto e contenitore del divieto di qualsiasi discriminazione e del rispetto da parte dell'Unione della diversità culturale, religiosa e linguistica, che viene ripreso in altri articoli, come per esempio nell'articolo 21. Parlando di straniero non può poi mancare la citazione dell'articolo 22, cioè l'Unione rispetta la diversità culturale
culturale, religiosa e linguistica. Un altro tema da analizzare è il tema della solidarietà, espresso in particolare dall'articolo 31. Tutto ciò evidenzia che le discriminazioni non riguardano esclusivamente l'ambito giudiziario, ma anche e soprattutto quello economico e sociale. Ogni cittadino deve infatti poter disporre di un lavoro che garantisca benessere e diritti, a prescindere dalla propria provenienza, lingua o religione. Un altro importante articolo è il 34esimo, nel quale viene garantito l'accesso ai servizi di interesse economico e sociale al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione. Uno dei più importanti, se non il più importante, programma d'azione messo in atto ad oggi è l'Agenda 2030, sottoscritto dai governi di 193 paesi dell'ONU. Consiste in 17 obiettivi tra loro collegati e riguardanti il pianeta, la prosperità, ma anche e soprattutto le persone. In particolare, oggi evidenziamo gli obiettivi 10 e 16. L'obiettivo 10 propone di ridurre le ineguaglianze fra le nazioni e all'interno di esse. Ad oggi l'ineguaglianza persiste e rimangono grandi disparità di accesso alla sanità, all'educazione e a numerosi altri servizi. Inoltre, mentre la disparità di reddito tra i diversi paesi sembrerebbe essersi ridotta, quella all'interno di un medesimo paese è invece aumentata. L'agenda propone, per promuovere l'uguaglianza, politiche universali e attenzione ai bisogni delle popolazioni svantaggiate ed emarginate, assicurando loro pari opportunità in ambito economico e sociale, così come a livello di rappresentanza politica. L'obiettivo 16 propone invece pace, giustizia e istituzioni forti, attraverso le quali ci si possa impegnare ad abolire qualsiasi forma di violenza e di abuso per lo sviluppo di società inclusive e in grado di assicurare uno sviluppo sostenibile. Si propone inoltre di fornire l'accesso universale alla giustizia e all'informazione e di sviluppare istituzioni responsabili e trasparenti che siano efficaci su tutti i livelli. Nel libro La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo sono ampiamente illustrati i problemi socio-economici della società attuale. È inoltre espressa anche qui la necessità della creazione di istituzioni trasparenti e democratiche. Tutto ciò col fine ultimo del raggiungimento di un nuovo umanesimo da attuare insieme ad operatori di pace di tutto il mondo. In particolare, nel capitolo 13 dell'opera si affronta il problema della scarsa educazione ai diritti e doveri del cittadino. Per colmare questa attuale lacuna, oltre ai vari enti, è necessario un nuovo corso formativo che coinvolga tutte le discipline. Una nuova impostazione del processo di formazione dei giovani, in modo tale da avviarli al rispetto delle altre culture e alla comprensione delle differenze. Fondamentale è quindi il ruolo della nuova pedagogia interculturale che possa permettere all'uomo di superare i confini del proprio individualismo. Quindi l'obiettivo deve essere il superamento del pensiero chiuso e lo sviluppo di una mentalità aperta in grado di interagire con altre culture. Per questo tutte le materie hanno un ruolo fondamentale nell'educazione dei giovani. Inoltre si deve procedere per l'implementazione di un regolamento mondiale per la civile convivenza, in cui per civile convivenza si intende il ripudio della guerra e dell'uso della forza e della violenza per risolvere conflitti sia internazionali che interni ai singoli stati. Di fondamentale importanza per l'integrazione è poi il ruolo dello sport, che è da sempre stato, seppur con qualche triste episodio di razzismo, un potentissimo mezzo per la difesa dei propri ideali. Si propone quindi di sfruttare lo sport come un veicolo di inclusione e aggregazione tramite la fratellanza sportiva, la non violenza e il rispetto delle regole, rifiutando il razzismo, il doping e la corruzione, promuovendo quindi il fair play. Sebbene ai diritti umani sia rivolta un'attenzione non indifferente all'interno della Carta dei diritti fondamentali, così come negli obiettivi dell'Agenda 2030, nella realtà si è ancora lontani dal raggiungimento del loro pieno rispetto. Per questo, all'interno dell'opera si propone di firmare una maxi petizione che metta in evidenza i problemi attuali e che sia finalizzata alla loro risoluzione. I problemi presentati che riguardano l'inclusione e l'uguaglianza sono il basso costo del lavoro, con conseguenti situazioni lavorative precarie, l'insufficienza dei sistemi scolastici e l'esigua comunicazione interreligiosa. La maxi petizione richiede quindi il controllo delle disuguaglianze socio-economiche,
la promozione della giustizia e il riconoscimento della parità di genere, oltre all'istituzione di una giornata mondiale della collaborazione interreligiosa. Il servizio fotografico di Antonello Ragusa, da qui, si pone come la concretizzazione di tematiche quali l'accoglienza e l'inclusione citate prima. L'intero lavoro è infatti incentrato sulla vita di migranti, sulla loro cultura e perfetta integrazione nel territorio modicano. Sono molto significative le parole del fotografo che definisce l'immigrazione un fenomeno antico e sempre nuovo e impegnativo perché tratta di persone e non di cose. In quanto giovani abbiamo molto a cuore l'argomento e crediamo che dei provvedimenti riguardo l'attuale situazione di disuguaglianza siano non solo una necessità per la comunità in cui viviamo, ma anche un obbligo morale nei confronti delle persone che ancora oggi combattono tutti i giorni contro discriminazioni sociali e disuguaglianze economiche, che riteniamo inaccettabili e frutto di una società che faremo di tutto per migliorare ulteriormente. Bene, bene, ringraziamo anche i ragazzi della quarta D. A questo punto io passerei la parola alla collega, alla professoressa Maria Grazia Baglieri, per una introduzione sulle, sui lavori, due lavori che le ragazze del liceo classico hanno svolto. Maria Grazia, ti passo la parola e nel frattempo vado a condividere la presentazione di Antonella Rizza sul tema della sul tema del neoliberismo. Prego. Allora, buongiorno, do anch'io il mio saluto al professore Parisotto e a tutti i partecipanti di questo meeting. E sono contenta di aver preso parte assieme ai miei allievi della classe quinta del liceo classico al progetto pilota di educazione civica curato appunto dalla professoressa Muller per il nostro istituto. Abbiamo avuto occasione, professore Parisotto, grazie ai suoi lavori, di riflettere su questi gravi problemi che lei chiama virus, che affliggono il nostro pianeta e ci coinvolgono tutti. E con i ragazzi abbiamo analizzato la prima parte delle pillole del saggio La rivoluzione globale pacifica per un nuovo umanesimo. E i ragazzi hanno lavorato ciascuno su una pillola, perché proprio la classe è composta da 15 alunni, quante erano le pillole della prima parte, elaborando delle presentazioni in PowerPoint come approfondimento di ogni virus. Questi lavori li abbiamo condivisi, potete trovarli in una cartella file proprio su questo team. Tre dei lavori sono stati già presentati nell'incontro precedente, appunto da Brunilde Boncoraglio, Sofia Ferra e Federica Scapellato. Oggi presenteremo il lavoro di Antonella Rizza sul neoliberismo, e doveva partecipare anche Cristina Esposto, che per problemi di salute non ha potuto condividere questo momento con noi, ma poi faremo vedere comunque il suo lavoro. I ragazzi di questa classe si avviano a sostenere gli esami di maturità, ma nonostante tutti gli impegni scolastici realizzeranno il loro lavoro di approfondimento anche sulla seconda parte delle pillole, le altre 15 che il professore ci ha messo a disposizione, per proporre ulteriori vie d'uscita e possibili azioni che porteranno, si spera, ad affrontare queste problematiche e poter costruire un vero e nuovo umanesimo che ridia, speriamo, fiducia non solo ai giovani ma a tutti noi, con una speranza di poter avere un futuro migliore. Adesso passo la parola ad Antonella Rizza. Grazie e buona giornata. Allora, Maria Grazia, io ecco farò scorrere le slide, quindi prego Francesca di Antonella di suggerirmi lei la scansione. Va bene? Prego Antonella. Sì, buongiorno, io sono Antonella e ho approfondito la pillola numero 1 del professor Orazio Parisotto dedicata al neoliberismo. Possiamo scorrere. Il neoliberismo, appunto, è il male latente di oggi. Può andare avanti.
Cos'è il neoliberismo? Il neoliberismo è appunto una teoria economica che poggia su due pilastri fondamentali. Il primo è che la competizione è sempre positiva, competizione intesa non solo a livello economico ma anche proprio personalmente, e che poi a livello economico si traduce con una concorrenza sempre più spietata, e questa concorrenza per poter sfogarsi ha bisogno di un'apertura al commercio internazionale. L'altro grande pilastro del neoliberismo è il ruolo marginale che deve avere lo Stato nell'economia. È necessario quindi privatizzare. Possiamo andare avanti. Il neoliberismo appunto nasce dal liberismo. Il liberismo, appunto, come suggerisce la stessa radice della parola, è una teoria economica che fonda la sua appunto teoria sulla libertà intesa in termini economici come libertà di iniziativa. Chiunque può, secondo un liberista, dar vita a una nuova azienda. Questa era una visione abbastanza ottimistica che era tipica dei nuovi borghesi che si erano appunto arricchiti con la rivoluzione industriale e che volevano appunto investire questo capitale che derivava appunto dalla rivoluzione agricola in nuove industrie. Era una visione ottimistica appunto perché un liberista pensava che, avendo la possibilità e la libertà di aprire una nuova azienda, potesse dare lavoro ad altre persone. Il motto appunto era lasse faire, lasse passare. Si pensava che la società si potesse autogestire da sola, insomma, e che appunto tutto fosse sempre equilibrato e gestito da questa mano invisibile. Quindi lo Stato non era appunto un vigile, aveva invece una posizione molto limitata. Possiamo andare avanti. Perché appunto il neoliberismo appunto è così tanto diverso dal liberismo? In realtà no, perché appunto sia nel liberismo che nel neoliberismo lo Stato ha sempre avuto questo ruolo molto marginale. In questa visione ottimistica però, che era appunto tipica dei grandi borghesi, venivano escluse la classe appunto i socialisti, le classi operaie, perché si riteneva che questa appunto libertà facesse del mercato un luogo senza regole, appunto un luogo in cui vige la legge del più forte, e quindi invece è necessario che lo Stato intervenga e che lo Stato si ponga come vigile in qualsiasi realtà. Se questo viene a mancare, si trasformerà in un luogo incivilizzato. Quando nasce appunto il neoliberismo? In realtà il liberismo ha subito una battuta d'arresto con la crisi del 29, quando appunto il mondo è crollato in questa crisi, ha capito che il liberismo non era più abbastanza. Con il liberismo appunto lo Stato, diciamo, aveva questo ruolo marginale e tagliava sempre di più la spesa pubblica, ma tagliando la spesa pubblica si riduceva, quindi tagliando gli stipendi si riduceva anche la domanda, e tagliando la domanda si riduceva anche appunto la domanda, quindi la possibilità di acquisto, e si entrava in un circolo vizioso. La crisi del 29 quindi ha fatto capire che ha mostrato proprio la debolezza del liberismo. Con invece Roosevelt, che appunto ha invece appunto perseguito l'obiettivo del pareggio, appunto dell'abbandono dell'obiettivo del pareggio di bilancio, si è capito invece che lo Stato deve intervenire, deve anche appunto assumersi la responsabilità di correre in deficit, pur di attingere alla spesa pubblica, di aumentare gli stipendi, di aumentare gli sussidi, perché solo così appunto può ritornare l'economia a girare. Colui che appunto ha teorizzato le scelte di Roosevelt è Keynes. Con Keynes appunto il liberismo sembra subire una battuta d'arresto. Quando ritorna però quindi a invece più forte di prima, proprio nel 1973, con la crisi petrolifera. La crisi appunto ha fatto capire che anche queste nuove politiche non potevano essere in grado, non ce la facevano a sostenere questa crisi, per cui si ritorna nel neoliberismo. E Margaret Thatcher, la cosiddetta Lady di Ferro, sarà colei che ammetterà in una delle riunioni che è necessario ritornare appunto alla privatizzazione. Esemplare poi è il discorso di James Callaghan tenuto nel 1976. Possiamo andare avanti. Callaghan appunto dice: a lungo abbiamo pensato che fosse possibile spendere denaro per uscire dalla recessione, per far crescere appunto lo
aumentare la spesa pubblica. Oggi appunto dice con tutto il candore possibile che questa opzione non esiste più. Vivere appunto in una società neoliberale non è qualcosa che non ci riguarda. E appunto quando spesso si parla di teorie economiche si incappa ecco nell'errore di pensare che siano cose astruse dalla nostra realtà, di pensare ecco a queste teorie in maniera trascendentale. Invece sono appunto teorie immanenti. Vivere in una società liberale significa avere una determinata mentalità. Questa mentalità che ci porta ecco la società neoliberale è quella dell'indebitamento compulsivo. Oggi appunto si tende a comprare più di quanto sia necessario, oppure un'altra ecco caratteristica tipica della società neoliberale è quella della sostituzione. Oggi appunto siamo più portati a sostituire piuttosto che a comprare ecco qualcosa di nuovo piuttosto che invece sostituire, e tutti questi appunto sono effetti della società neoliberale. Oscar Wilde appunto diceva: oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Questo appunto è sicuramente l'aforisma che meglio ci fa capire cosa significa vivere in una società liberale. In una società appunto neoliberale anche la mafia ecco ha colto questa essenza e quindi si è trasformata, ha lucrato su questa nuova mentalità. Se appunto prima la mafia vendeva principalmente protezione, adesso vende beni, proprio perché ha capito che la società di oggi cerca irrefrenabilmente questi beni. E appunto sono forti le parole del magistrato Roberto Scarpinato, che dice appunto che oggi la mafia si è convertita in agenzie che soprattutto nei territori del centro nord offre beni e servizi illegali, per il quale dopo la globalizzazione è esplosa una domanda di massa. Possiamo andare avanti? Come si può combattere il neoliberismo? Proprio perché il neoliberismo è una cosa che ci interessa in prima persona, possiamo essere noi stessi a fare delle scelte giorno per giorno intelligenti, attente, e soprattutto ecco non incorrere nella difficoltà ecco che ci impone la società neoliberale di essere aperti agli altri. Per cui ecco la soluzione può essere ripresa da Leopardi nel principio appunto della social catena che lui ecco con i suoi scritti ci ha offerto, in questa ecco comunità, in questo fare squadra tutti assieme, e soprattutto ecco fa comporre una squadra di compratori intelligenti. Capire appunto dove viviamo, in che società viviamo, ci può aiutare a capire come possiamo combattere i mali della nostra società. Possiamo andare avanti? Allora, la presentazione si è conclusa. Io a questo punto ripasserei la parola alla collega Maria Grazia Baglieri seguire lei la presentazione sul tema dell'indifferenza invece della ragazza che avrebbe dovuto esporre per problemi Cristina di salute. Cristina è esposta. Allora, Maria Grazia, sì. Allora, sì, io posso far scorrere le immagini di questa presentazione. Sì, scorrere, io le commento. Magari. Allora, scusate un attimo, allora inizia, è breve come presentazione, il virus dell'indifferenza. Prego Maria Grazia. Aspetta che non lo vedo. Allora, se vuoi scorro e commento allora io. Ce l'ho. Cristina aveva preparato un lavoro veramente interessante e si è basata a focalizzare i suoi concetti solo su pochi slogan, perché invece, essendo anche una ragazza molto capace, avrebbe avuto il piacere lei di esporre quello che era il pensiero intrinseco a ogni slide. Praticamente l'indifferenza è forse uno dei mali più gravi della nostra epoca.
Nell'epoca moderna siamo incuranti di noi stessi oltre che degli altri, e spesso anche il ruolo dei social ci ha reso incapaci di comunicare, di parlare con gli altri. Il problema è serio e non riguarda solo i ragazzi, ma anche gli adulti. Si parla sempre meno, si comunica sempre meno. Si assistono, come stiamo vivendo in questi giorni, a disgrazie globali, quali appunto la pandemia, e spesso i social ci danno la possibilità di avere notizie immediate dalla parte più lontana del mondo, però anche nello stesso tempo siamo un po' indifferenti perché malcomune mezzo gaudio, perché tanto non possiamo farci niente. Però questo atteggiamento ha delle conseguenze molto gravi sulla società, sui giovani, sul futuro che stiamo costruendo, in quanto le notizie che apprendiamo spesso sono recepite con distacco. E mentre parlando con le persone, con il rapporto interpersonale, si entra quasi a far parte della vita dell'altro, si condivide il dolore, la gioia, e ovvio che c'è qualcuno che approfitta di questa situazione, perché una società così disgregata è una società che comunque è più facile da governare, più facile da assoggettare, da trascinare verso le idee che si vogliono invece portare avanti. Va bene, ringrazio la collega, ringraziamo la collega. Io concluderei la serie delle presentazioni, sono le 11:30 in questo momento, condividendo poi il video che è stato realizzato dai ragazzi della terza C, in particolare da tre alunne che sono un attimo. Allora, in particolare da tre alunne che sono Federica Galfo, Lisa Lucenti e Denise Russino. E avvio il video per evitare di far perdere ulteriore tempo. I social, terza C scientifico. Il termine social media comprende tutti i mezzi di comunicazione con lo scopo di creare, condividere e scambiare contenuti creati dagli utenti tramite l'utilizzo di internet. I social media non servono solo a condividere post su Instagram o seguire influencer, ma sono anche community per creare contenuti o luoghi di incontro virtuali. Vediamo la differenza tra traditional media e social media. Nei social media, a differenza dei traditional media, tutti i soggetti sono allo stesso livello. Le aziende non hanno più potere e controllo sui contenuti degli utenti, ma costituiscono una rete molto più ampia. Con la nascita dei social media cambiano i ruoli e le modalità di comunicazione. Vediamo adesso la differenza tra social media e social network. L'associazione più comune è quella con i social network. Essi costituiscono solamente una piccola parte dell'universo dei social media. Infatti rappresentano una vera e propria rete di persone connesse tra loro. Un social network deve rispettare tre caratteristiche. Gli utenti registrati devono avere la possibilità di comunicare in modo interattivo. Il social deve includere persone che hanno creato un profilo specifico per accedere al network e gli utenti registrati devono essere collegati tra loro attraverso un legame simmetrico o asimmetrico. Quindi i social media sono dei mezzi attraverso cui condividere contenuti, mentre in un social network nasce e cresce una community che si basa su un interesse comune. Vediamo adesso gli aspetti negativi dei social network. Uno degli aspetti negativi dei social network è la dipendenza da essi, che viene percepita
la popolazione come un pericolo reale. Secondo uno studio recente, i ragazzi passano tra le 4 e le 6 ore al giorno sui social, diventandone così dipendenti. L'uso eccessivo dei social sembra che porti ad uno stato di stress e depressione, aumentando così la sensazione di solitudine e di vuoto. La dipendenza, inoltre, può provocare anche dei sintomi psicofisici, come mal di testa, bruciore agli occhi, mancanza di sonno, stanchezza mentale oppure anche agitazione. Un altro aspetto riguarda invece la libertà e la privacy. La libertà e la privacy individuali sono sempre più compromesse da chi gestisce le nuove applicazioni tecnologiche. Purtroppo questi strumenti, però, sono ancora presenti nei regni totalitari autocratici e teocratici. Oggi tanti giornalisti continuano a subire delle minacce per il loro impegno a testimoniare la verità. In tutto il mondo, infatti, è in atto un'eccessiva perdita della libertà personale, causata soprattutto dall'abuso delle nuove tecnologie, come Datagate, Facebook e tante altre. Chi dispone delle nuove tecnologie può influenzare, colpire e modificare la visione del mondo di molti uomini. Adesso parliamo del cyberbullismo. Il termine cyberbullismo non si riferisce ad un comportamento specifico, ma a diverse forme di vessazioni attraverso appunto la nuova tecnologia. È un fenomeno molto serio, legato all'utilizzo di internet, che coinvolge soprattutto i più giovani. Chi è il cyberbullo? Il cyberbullo ha innanzitutto gli stessi obiettivi del bullo tradizionale, quindi umiliare, minacciare, perseguitare, escludere e causare soprattutto sofferenza psicologica alla vittima. Ha competenza informatica superiore alla media, ha popolarità nei social network. Con un semplice click può inviare contenuti offensivi o minacce alla vittima, e spesso è sostenuto dai supporter. Come possiamo risolvere questo problema? Innanzitutto potremmo correggere le gravi irregolarità che sono presenti nel settore giornalistico. I codici etici deontologici dei giornalisti devono essere necessariamente rispettati. Il mondo dell'informazione deve essere quindi a servizio dell'uomo e della società civile. Bisogna evitare che i minori siano minacciati, molestati e umiliati su internet e bisogna formare un nuovo corso educativo e un nuovo corso informativo che ci aiuti a superare ogni forma di egoismo e di violenza a livello individuale, di gruppo e di nazione. Quindi è necessario innanzitutto assecondare i nuovi strumenti che sono stati messi a disposizione dalla tecnologia. Dobbiamo riappropriarci delle nostre capacità umane e intellettive, dobbiamo imparare a difenderci dalle manipolazioni e soprattutto è necessaria l'istituzione di un'autorità internazionale di vigilanza sia per la comunicazione di informazione pubblica e privata sia per l'utilizzo delle nuove tecnologie. La comunicazione, infatti, oggi incide in modo molto evidente su tutti gli aspetti della vita privata e collettiva. Al cittadino, infatti, deve essere garantito il pluralismo dei contenuti, che non sempre avviene, per cui è necessario che il cittadino stesso, tramite le associazioni della società civile, diventi non solo consumatore, ma anche creatore di comunicazione. Una delle applicazioni che sta spopolando in questo periodo è TikTok. TikTok è un nuovo social media, un'app da scaricare sul proprio cellulare, che sta interessando soprattutto i ragazzi più giovani. Inoltre, per iscriversi bisogna avere almeno 13 anni, ma in realtà ci sono anche bambini molto più piccoli. In Italia si stimano 236 video al minuto inseriti nel social. L'app ti consente di postare video, di ritoccare immagini, di trasformare volti e di inserire effetti. Facile ad esempio immaginare cosa può accadere se un adolescente prende di mira un coetaneo e decide di postare un suo video ritoccato. Infine, il Digital Transformation Institute e Tech Economy 2030 ha presentato un
rivolto a bambini, ragazzi e genitori, di 10 consigli utili per fare un uso positivo e sicuro di TikTok. Molte di delle regole di questo decalogo sono perfettamente applicabili anche ad altri social media. In pratica dobbiamo imparare ad insegnare come utilizzare correttamente strumenti che sono in grado di catturare l'interesse dei più giovani. Quindi, non pubblicare mai nulla che possa mettere in imbarazzo te o gli altri, nemmeno in una chat privata. Una cosa condivisa resterà in rete per sempre. Quindi rifletti bene prima di farlo. Perfetto, grazie anche alle ragazze della terza C. Concludiamo quindi le presentazioni. Mi riprendo lo schermo intero, ditemi se la condivisione si è conclusa. Ok. Allora, mi riprendo quindi la parola brevemente. Ringrazio e mi complimento con gli autori di tutti i lavori che abbiamo visto. Siete stati tutti bravissimi, ragazzi. Purtroppo l'esiguità del tempo non ci consente di mostrare ai presenti tutti i lavori che sono stati prodotti e che mi sono pervenuti. Sono veramente tanti. Tuttavia voglio rassicurare tutti coloro che si sono impegnati, i migliori lavori svolti, tutti i lavori saranno valutati, ecco intanto, e i migliori lavori svolti poi verranno anche condivisi in un Padlet che sarà accessibile a tutti, anche dal sito www.europaperigiovani2014.org, dove è già confluita una parte significativa del materiale prodotto in relazione a questo progetto e saranno inoltre segnalati all'albo delle buone prassi del Ministero dell'Istruzione. Il sito è accessibile anche dalla sezione link utili che si trova nell'home page del sito dell'istituto www.galileicampailla.edu.it cliccando su Europa per i giovani. E c'è un link anche dal sito di United Pacers. Come giusto che sia, dal momento che abbiamo svolto un progetto di educazione civica, insegnamento trasversale, il cui voto influisce sull'attribuzione del voto di comportamento, concorre alla missione, alla classe successiva, all'esame di Stato e per le classi terze, quarte e quinte all'attribuzione del credito scolastico, rimando all'allegato A e alla pagina 10 del curriculum che abbiamo redatto per il nostro istituto, tutti voi riceverete un attestato per le 7 ore di collegamento a cui avete partecipato. E aggiungo che anche i colleghi riceveranno a loro volta un attestato di partecipazione per le ore in cui sono stati presenti, che saranno calcolate tra le 25 di formazione a cascata da svolgere entro il mese di giugno. A questo punto io restituirei la parola e darei la parola alla professoressa Maria Di Martino, Marilisa, prima di passare per un breve saluto, prima di passare al nostro professor Orazio Parisotto, il quale introdurrà l'ultima parte di questo nostro incontro dedicato al dialogo con l'autore. Prego Marilisa. Se Marilisa in questo momento non è presente, ecco, passiamo direttamente la parola al professore Parisotto. Prego, professore. Se è necessario che condivida, se è necessario che condivida qualche presentazione, me lo dica. Sì, senz'altro, grazie mille. Io devo dire innanzitutto che sono in una situazione così che mi rende addirittura difficile parlare, perché sono molto molto commosso. Molto commosso per il lavoro straordinario che hanno dimostrato di saper fare i ragazzi assieme a voi tutti insegnanti. È una cosa, non so se riuscite a capire, io ho lavorato tanto per questo progetto, non questo soltanto, per la rivoluzione globale, per il nuovo umanesimo, ci ho creduto durante tutto l'arco della mia vita, con molto metodo ho cercato di essere utile. Vedere che quello che ho scritto, che ho fatto, viene ripreso dai ragazzi in modo così veramente bellissimo, hanno fatto dei lavori eccezionali. Mi riempie di commozione e di fiducia che veramente forse attraverso di loro
attraverso i più giovani, attraverso tutti gli uomini di buona volontà, possiamo impostare un futuro migliore, diverso, avviare un nuovo umanesimo. E sono pieno di commozione, veramente. Vorrei poter fare qualche osservazione, mi sono fatte le osservazioni su tutti i lavori che sono partiti con la seconda B, sulle riflessioni sull'UE e l'ONU. Ecco, una lezione di europeismo ci sono state date dai ragazzi, e anche relative all'ONU. ONU, la trattazione dell'ONU, che secondo me dovrebbe essere ripresa magari l'anno prossimo con le proiezioni dell'ONU verso il terzo millennio, di quello che dovrebbe essere l'ONU, non soltanto di quello che è, perché da più parti viene richiesto un rinnovamento dell'ONU. Io ho avuto modo anche di fare delle, se come pubblico, se andate sul mio blog ad esempio, potete trovare un articolo che riguarda proprio il rinnovamento dell'ONU. È necessario rinnovare l'ONU, il titolo era, e un'intervista fatta a Sua Eminenza il Cardinale Turkson, che è un articolo che a me piace, è piaciuto moltissimo, è piaciuto moltissimo quello che ha detto soprattutto il Cardinale, che decisamente ha chiesto un rinnovamento generale, una democratizzazione dell'istituzione delle Nazioni Unite. E quindi grazie. Poi c'è stato anche quella, la terza C, sempre l'Unione Europea, ipotesi del futuro, una lezione bellissima, un lavoro, complimenti veramente a Francesca Spatola, a Fabrizio Scollo, che poi ci concludono proprio con sottolineando la necessità di arrivare a una federazione europea, e alla necessità di avere una costituzione e un rinnovamento di tutte le istituzioni, in organi federali, delle istituzioni attualmente che fanno parte dell'Unione Europea, di questa Unione Europea incompleta. Spero che i nostri federalisti che ci ascoltano, il professor Licitra, la professoressa, scusatemi se scappano i nomi, Lucia Muccetti, siano contenti, anche Giorgio Guastella, siano contenti degli apporti di questi nostri ragazzi, straordinari lavori, veramente. E poi una parola anche per il lavoro sui diritti umani e diritti negati, che devo dire, è stato commovente anche qui trattare temi così delicati, ma con intelligenza, parlare di omofobia, transgender, della tratta degli esseri umani, della mafia nigeriana. Cioè, qui questo lavoro dimostra una visione globale, che i ragazzi si sono inoltrati in problemi delicati, ma con grande consapevolezza dei gravi, gravissimi problemi che assillano ancora l'umanità. Pensate che, in appoggio a quello che hanno scritto loro, ricordo che ci sono da 40 a 45 milioni di persone, calcolo ONU, schiavi nel mondo al giorno d'oggi. E qui vi porto al mio blog, se andate sul mio blog, ho fatto un'intervista alla dottoressa Gianmarinaro, che è un magistrato internazionale che ha lavorato con l'ONU e che proprio è stata la referente per il segretario generale delle Nazioni Unite proprio per la tratta degli esseri umani. E poi ecco, avete saputo riportare il caso Regeni, il caso George Floyd, questi abusi di potere, questi problemi di razzismo. E quindi tutto questo mi ha portato anche a riflettere su quello che stiamo facendo col Dipartimento Africa del nostro United Pieces. Le associazioni africane stiamo approfondendo le tematiche dei più gravi, gravissimi violazioni che sono in atto in tanti paesi dell'Africa, e stiamo vedendo come reagire, stiamo preparando delle proposte a livello internazionale. Lo stesso per i paesi che sono interessati dal Dipartimento dei paesi latinoamericani. Scusate, poi terza, quinta C mi sembra. Partecipare per educare.
mamma mia, un lavoro meraviglioso. Grazie Paolino Angelo, grazie Giorgia Abate, veramente mi avete commosso in modo particolare. Quando avete parlato sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è un vanto per l'Unione Europea, e poi il decalogo dei doveri, che assieme ai miei collaboratori, con tanto impegno, tanta passione, abbiamo cercato di stendere questo decalogo dei doveri, per capire che a ogni diritto corrisponde un dovere e a ogni dovere corrisponde anche un diritto. Questa è una svolta necessaria verso un nuovo umanesimo, un nuovo corso educativo poi avete affrontato nella questa trattazione, l'impostazione didattico-educativa nuova che deve essere data partendo dalla scuola. Spero anche in questo senso di poter essere utile. Ho visto che avete colto perfettamente alcuni segnali. Ottima la sintesi per la creazione di un futuro diverso. Nell'ultima slide, dalla teoria alla prassi, mi è piaciuta moltissimo. Bravi ragazzi, bravissimi, bravissimi. C'era poi il quarto tema, se non sbaglio, tutti inclusi, lo straniero, che partiva dal senso straniero. Vogliamo toccare i problemi della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, fino all'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi. Okay. E con riferimento al capitolo 13 del mio testo, che riguarda proprio anche qui il nuovo corso educativo, in cui si valorizzano le materie, tre materie fondamentali, che sono sempre state ritenute le materie, come si dice, secondarie, di secondaria importanza, spesso poco considerate, anche perché trattate spesso male. E parlo dell'educazione fisica, dell'educazione civica e dell'educazione ambientale. Tre materie che devono essere fondamento didattico educativo per il terzo millennio, per un nuovo umanesimo, secondo me. Vi ringrazio per aver colto, ragazzi, aver colto questi passaggi così bene e averli messi in evidenza. E poi abbiamo, vado finendo perché poi so che spero ci siano anche altri che vogliono intervenire, la tematica, il punto 5 che mi sono segnato, neoliberismo, anche qui Antonella Rizza, un bellissimo lavoro, veramente. Bella la progressione che porta a capire da dove nasce il neoliberismo, come si evolve, come si arriva agli aspetti degenerativi anche dello stesso. Infatti gli eccessi del neoliberismo sono alla base delle grandi disuguaglianze del giorno d'oggi e mi è piaciuto molto il riferimento a Leopardi, alle considerazioni del Leopardi, che si collegano perfettamente con lo sforzo e l'impegno del movimento United Peasants. Io volevo, come ultima cosa, il discorso dell'indifferenza. È un discorso che mi interessa in modo particolare. E qui permettetemi di mandare un abbraccio, mi permetto di abbracciare la professoressa Maria Grazia Baglieri, per un motivo particolare, perché ha trattato in questa prima parte, dell'anno scolastico, diciamo, con i suoi studenti, hanno trattato le prime 15 pillole. Mi ha sorpreso molto, è stato per me di grande conforto, che abbiano capito l'importanza di far uscire i ragazzi dal corso obbligatorio scolastico, dalla quinta, va bene? Trattando anche la seconda parte delle pillole, quelle che io chiamo le pillole della speranza. Bene, ecco, dove ci sono le indicazioni delle vie d'uscita, di come poter avviare un nuovo umanesimo. Sono delle indicazioni soltanto, sono delle ipotesi che io faccio, ma che stanno trovando molto e molto consenso da parte di tantissime personalità anche, e soprattutto poi dai giovani. Ecco, professoressa, la ringrazio molto di cuore, perché questo ha dimostrato che lei con tutti i suoi ragazzi avete capito a fondo il progetto di questo sforzo, questo progetto per l'avvio, per la creazione di un nuovo umanesimo.
Grazie a lei, professore, che ci ha dato la possibilità di poterlo fare, questa riflessione. E a proposito, un'ultima considerazione, molto veloce, scusate, parlo in fretta, ma so che i tempi sono stretti, sul discorso dell'indifferenza. La ragazza che ha fatto, che purtroppo non era presente, Cristina Esposto, se non sbaglio, ecco, grazie Cristina. Io una riflessione è questa. Non dobbiamo colpevolizzare i cittadini e gli amministratori locali per l'indifferenza generalizzata che c'è. In quanto è mancata una guida, una traccia, un progetto globale, interdisciplinare e coordinato che potesse segnare un sentiero, indicare un sentiero per uscire dal caos sociale, politico, istituzionale, e che alla domanda: ma che cosa posso fare io in concreto di fronte a questi macro problemi? Potesse finalmente fornire una risposta e indicare che c'è un progetto per un nuovo umanesimo. C'è un sentiero da collaudare insieme agli operatori di pace uniti, agli United Peacers, the World Community for the New Humanism. Il vostro lavoro sta contribuendo proprio a questo, a avviare un qualche cosa di nuovo. Siete stati bravissimi, ragazzi, siete stati bravissimi assieme ai vostri insegnanti. Io sono, vi dico, sono veramente, profondamente emozionato, e questo mi ripaga da tutto il lavoro e tutti gli sforzi di una vita dedicata al volontariato, ai diritti fondamentali e ai problemi, scusate, della pace. Grazie. Grazie professore, veramente ci siamo emozionati anche noi vedendo i lavori dei nostri alunni, sentendo le sue parole, la dedizione che ha dimostrato in questi 4 mesi verso il nostro istituto, quindi la ringraziamo. Io a questo proposito, a questo punto darei la parola alla professoressa Maria Di Martino, che è stata impossibilitata a intervenire prima. Prego Marilisa. Sì, grazie professoressa Mulliri. Intanto volevo rivolgere il mio più sincero ringraziamento al professore Parisotto per la presenza preziosa veramente in questo nostro camminare assieme. Ringrazio la professoressa Mulliri per l'eccellente lavoro. Tutti gli alunni, veramente ho visto dei lavori eccezionali. E ringrazio tutti i partecipanti. Una brevissima riflessione. Mi fa piacere a questo proposito leggere una frase di Proust. Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Penso sia una frase molto significativa. Dobbiamo noi osservare la realtà che ci circonda in modo diverso, partendo da prospettive nuove e diverse, quindi mettendo l'uomo al centro, rimettendo l'uomo al centro, ma soprattutto penso sia fondamentale il concetto della cura dell'uomo, la cura dell'umanità. E con questo voglio appunto ricollegarmi a quanto è stato detto precedentemente in riferimento all'indifferenza. Ecco, noi dobbiamo valorizzare la natura dell'uomo e nello stesso tempo superare le discriminazioni e le differenze. Volevo ringraziare ancora tutti e passo la parola alla professoressa Mulliri. Grazie Marilisa. L'indifferenza, come tu hai detto, è il peggiore dei mali dei nostri tempi, come sottolineano il Papa e varie persone del mondo della cultura. Però ecco, io non mi dilungherò. A questo punto abbiamo un quarto d'ora e passo la parola ai presenti. Alzata di mano, c'è la manina, potete intervenire. C'è qualcuno che desidera fare un intervento? Per esempio la professoressa Lucia Muscetti, oppure, che so, la professoressa Cacavale, se vuole riprendere la parola. Non vedo mani alzate. C'è qualche intervento? C'è la mia mano alzata. Allora, prego, Franca, prego.
Sì, buongiorno, porto il saluto da parte del liceo artistico, mi scuso per non aver presentato lavori, ma ci stanno lavorando i ragazzi e ci tenevano a fare un lavoro come si deve, non presentarlo diciamo in modo arraffato, e lo consegneranno poi in seguito al professore direttamente Parisotto. E ringrazio veramente di questa opportunità che ci avete dato, perché veramente sono spunti di riflessione che veramente ci hanno toccato tanto. E nel momento in cui sono cose che si conoscono, però andare a valorizzarli e parlarne con i ragazzi è stato davvero illuminante. Grazie Franca, la collega appunto di matematica dell'artistico. Vedo la manina alzata di Maria Teresa Cacavale. Prego, professoressa. Sì, io veramente faccio complimenti sia ai ragazzi che ai docenti, ovviamente a tutto l'istituto. È stato molto molto bello, interessante e direi che bisogna continuare su questa strada, quella della riflessione, far riflettere molto i ragazzi e quindi invitarli a scrivere e a essere sempre diciamo attivi, no? sulle politiche dei diritti. E visto che avete affrontato anche, diciamo, non è stato approfondito il discorso del carcere, dell'altra, del mondo che non c'è, diciamo, perché è un mondo di cui si parla poco, perché è un mondo sembra brutto, no? È brutto. E quindi dove c'è molto da dire proprio sulle discriminazioni, sull'indifferenza, sulla cura, sulla responsabilità, sui diritti. E così, niente, lancio questo appello, diciamo, perché è utile per i ragazzi, perché è una parte di mondo che non riguarda gli altri, ma riguarda tutti. E quindi cioè, è importante invece che se ne parli proprio dei diritti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie alla professoressa Maria Teresa Cacavale. Coglieremo il suo invito. Tra l'altro devo dire che ha condiviso con me personalmente un lavoro che è nato nel carcere nel periodo della pandemia. Quindi, insomma, seguendo le sue indicazioni, poi anche questo lavoro potrà essere visionato da quanti nutrano interesse appunto per portare avanti anche questo argomento. Ci sono altri interventi? E allora vedo che l'amico Giorgio Guastella ha alzato la mano. Prego Giorgio. Scusa Mavi, c'era anche la Lucia Muscetti che aveva alzato la mano. E allora io cedo la parola a Lucia. Grazie, sapevo che l'avresti fatto. Prego Lucia, mi scuso per non avere visto questa manina, prego. No, figurati. Intanto veramente abbiamo parlato molto di indifferenza. Bene, questo è veramente un prezioso esempio di uscita dall'indifferenza. Sono anch'io commossa insieme a tutti voi. Come fare l'indifferenza? Voi sicuramente. Direi che una parola chiave che ci porta verso questo sentiero di uscire dall'indifferenza è la parola cultura. Mi piace fare riferimento alla radice di questa parola, che vuol dire coltivare. Coltivare che cosa? Coltivare i valori di cui uso oggi, ma coltivare è un impegno veramente serio, perché non significa solamente seminare, che è quello che abbiamo fatto oggi, che è quello che si tenta di fare nel quotidiano, ma coltivare significa rassodare il terreno, e poi prendersi cura della pianticella, perché se non la innaffiamo, se non la concimiamo col nostro impegno quotidiano, e ribadisco la parola quotidiano perché è anche nel modo di essere, nello stile di vita di ciascuno di noi che diffondiamo questi valori anche nel privato. Quindi la parola cultura è una parola molto molto forte e va intesa in questo senso, nel senso più ampio della parola. Ovviamente quali sono i temi da coltivare? Quelli del nuovo umanesimo.
Vorrei aggiungere un'altra cosa sul problema di come fare a tradurre in pratica le cose che pensiamo e diciamo, e perché queste cose che pensiamo e diciamo possano avere un risvolto un po' più ampio, un po' più incisivo verso il cambiamento a cui auspichiamo. Sostanzialmente basta collegarsi alla nostra Costituzione, di cui io sono molto affezionata alla nostra Costituzione, perché già nel 48 i nostri costituenti hanno aperto la loro visione non soltanto alla democrazia nazionale ma anche al mondo. La nostra è una Costituzione veramente di ordine internazionale. Faccio solo un riferimento a uno dei tanti spunti che la nostra Costituzione ci dà, ed è la parola Repubblica. La parola Repubblica la possiamo, e l'hanno intesa i nostri rappresentanti, i nostri costituenti, in maniera molto complessa, non semplicistica. Intanto Repubblica vuol dire benessere comune, quindi avete tutti un'idea di cosa vuol dire benessere comune, che noi potremmo tradurre con la discussione di oggi in nuovo umanesimo, no? Tutti dovremmo tendere a questo, sentiero del nuovo umanesimo. Ma Repubblica vuol dire, per esempio, quanto all'articolo 3 si prevede che la Repubblica rimuove gli ostacoli che di fatto il pieno sviluppo della persona umana è la Repubblica. La Repubblica non sono solo le persone, ma è anche la società civile, ciascuno di noi. La Repubblica va intesa come tutti i soggetti che hanno pattuito questa bellissima Costituzione, per cui tutti nel nostro piccolo e nel nostro grande, nei nostri ruoli, dobbiamo puntare a questa grande aspirazione dei nostri costituenti, che non era solo di ordine nazionale, ma anche internazionale. L'articolo 10, l'articolo 11 ed altri articoli lo dicono ben chiaro. Grazie, scusatemi se ho preso troppo tempo. Grazie a tutti, ringrazio tantissimo veramente per la passione che ciascuno ha messo in questo attività e in questa, proiettarsi verso un nuovo umanesimo. Grazie ancora a tutti. E noi ringraziamo te, Lucia. Quindi ci sono ancora 4 minuti. Se il professore Guastella vuole intervenire, prego. Anche brevemente. Allora, sì, cercherò di farlo brevemente. Va bene, farlo brevemente. Sentite, mentre tu parli, scusami Giorgio, sì. Mentre parli vorrei, come ultima immagine, condividere il Tempio del Nuovo Umanesimo del professore Parisotto. Intanto tu avvia il tuo discorso, prego. Sì, molto semplicemente. Davvero complimenti a tutti. Mi rifaccio al primo filmato e quindi io mi rivolgo a quei ragazzi quando parlano dell'Europa, delle nuove prospettive, dove loro parlano di sviluppo di tipo federale. Allora ragazzi, parlando di sviluppo di tipo federale, voi avete avviato una discussione per cambiare per un'Europa più forte, un'Europa di tipo federale. Guardate che se voi avrete la possibilità di confrontarvi con altri vostri coetanei, con altre persone che non amano l'Europa, sono euroscettici e addirittura non vedono questo progetto, quello dell'Europa più forte, appunto di tipo federale, come una buona cosa, cercate di non cadere nel tranello, perché vi diranno che un'Europa di tipo federale è un'Europa che annullerà tutte le peculiarità di ogni singolo popolo. Guardate che non è così, perché uniti nella differenza è il motto dell'Europa federalista. Quindi l'Europa federalista che abbiamo in mente noi federalisti, che voi avete evocato con questo sviluppo di tipo federale, è un'Europa forte, sì, ma che tende a rendere più forti le comunità locali e i singoli stati membri. Attenzione, non cadete in questo tranello, perché non è una lingua uguale per tutti. Vi diranno tutte queste cose. L'Europa di tipo federalista a cui andiamo è un'Europa che serve a potenziare le comunità locali e i singoli stati membri. Volevo solo dirvi questo, davvero bravi, in gamba, e avviatele queste discussioni per cambiare le cose. Grazie.
Allora Giorgio, ringraziamo noi te, io spero che siano visibili le immagini di questo PowerPoint che ho condiviso, ditemi se la condivisione è effettiva. Sì. Vorrei ripassare la parola, ecco, vorrei che chiudesse il professore Orazio Parisotto su queste immagini. Tra poco ci sarà l'immagine del Tempio del Nuovo Umanesimo. Sì, Mavi, professor Mugliri, la ringrazio veramente per il lavoro eccezionale che è stato fatto da questo vostro istituto, al di là di ogni aspettativa, veramente. Vorrei chiedere ai ragazzi, agli insegnanti e ai ragazzi, la possibilità di utilizzare questi lavori per sostenere l'impegno di promozione dei diritti fondamentali nei vari dipartimenti di United Pieces. Sono 12 dipartimenti. Abbiamo il dipartimento Africa, ad esempio, stiamo avviando i collegamenti con centinaia di associazioni africane, e così pure per i paesi latinoamericani, ad esempio, no? E per dire che comunque è che loro, se accettano questa collaborazione, entrano già a far parte degli organismi sovranazionali, perché Unipax e United Pieces sono nel Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Da più di 25 anni, tra l'altro, stiamo collaborando attivamente. Siamo al numero 1330 degli organismi che collaborano attivamente con l'ONU. Potete andare a vedere anche all'interno del Dipartimento Pubblica Informazione dell'ONU. E poi facciamo parte anche dell'Agenzia ONU 2030, l'ASVIS in particolare. Unipax ufficialmente è impegnata nell'obiettivo numero 16, quello che riguarda pace, giustizia e istituzioni democratiche, già citato proprio prima dai ragazzi anche. Quindi se non ci fermiamo qui, se restiamo collegati, e io ne sarei veramente onorato, possiamo veramente contribuire anche al di là del momento scolastico, nella società civile, attraverso i dipartimenti, a uno sviluppo, una crescita di un nuovo umanesimo. Permettetemi, prima di concludere da parte mia, di un saluto particolare a Salvatore Di Citra, attraverso di lui che da buon federalista, da buon europeista, da sempre si batte per tutte queste problematiche, e è stato lui che mi ha fatto conoscere la vostra terra meravigliosa, Ragusa, Modica, già parecchi anni fa sono stato tra di voi, e adesso questo ritorno in questo modo poi veramente straordinario, chiudo con il cuore pieno di gioia, di soddisfazione per quello che ho sentito, per quello che voi mi avete regalato. Ragazzi, veramente siete stati bravissimi, assieme ai vostri insegnanti siete un grande istituto, dovete essere fieri, e vi raccomando, continuate, lavorate pure, grazie, aprendo grazie. La porta piccola, ma continuate assieme al vostro dirigente scolastico, assieme alla vostra professoressa, a tutti i vostri professori, perché siamo sulla strada, stiamo creando qualche cosa che può veramente lasciare il segno. Grazie a tutti. Grazie. Ciao Salvatore. Grazie a te. Ciao Salvatore. Grazie al professor Di Citra. Salvatore, se vuoi prendere la parola per salutare, prego, e poi il nostro dirigente scolastico ovviamente chiuderà l'incontro. Salvatore, due parole, che tu sei sempre nell'ombra, ma sei sempre presente e attivissimo, prego. Semplicemente per dire che è stata un'ottima semina, e il raccolto da buone speranze che ci sarà un mondo migliore con questi ragazzi che sono impegnati così a fondo e che hanno creato questi lavori. Grazie a voi, grazie a loro. Grazie sempre a te, Salvatore. A questo punto passo la parola al mio dirigente, il professore Sergio Carruba, per il saluto finale. Prego. Sì, io intanto ringrazio nuovamente il professore Orazio Parisotto e tutti i partecipanti a questa bellissima iniziativa. Io chiaramente, il nostro liceo è un liceo d'eccezione, perché i nostri ragazzi sono vocati allo studio, all'approfondimento di tutte le tematiche, e mi pare che oggi hanno dato ampiamente
diciamo, hanno testimoniato quello che sto dicendo, sono supportati anche dai nostri ottimi docenti, che ringrazio per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente. E in particolare voglio ancora dire grazie a Maria Vittoria Mulliri, perché se questo progetto è andato avanti e ha raggiunto questi obiettivi così alti è proprio grazie al suo costante impegno fin dall'inizio dell'anno. Quindi grazie ancora a tutti, spero di rivedervi in altre occasioni e di poter gioire con voi nella creazione di una società che sia più giusta e soprattutto che dia possibilità ai nostri giovani di esprimere i lati migliori dell'uomo. Grazie. Grazie, grazie al nostro preside. Ti ringrazio Sergio, ma se questo progetto è andato avanti, permettimi di dirlo, è proprio perché tu ci hai creduto fin dall'inizio, ci hai sostenuti, e quindi grazie a tutti. Quindi lasciamo così, sono le 12:00 in perfetto orario. Un grazie veramente grandissimo a tutti quanti, un abbraccio virtuale a tutti. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Arrivederci.